Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro Etica, Ricerca e Didattica in Medicina, che fa parte del percorso Orientarsi nella Transizione promosso dalla Fondazione Lanza e appunto con la partecipazione dell'Università di Padova, della città di Padova e con il finanziamento della Fondazione Cariparo. L'incontro di stasera inaugura i dialoghi curati dal progetto Etica e Medicina, che vedranno poi a marzo alcuni seminari di studio e di approfondimento, in particolare con la rete dei comitati etici per la pratica clinica, diciamo, del Veneto, ma non solo, diciamo, anche del Triveneto. Questo incontro è stato pensato per cercare di connettere etica, ricerca e didattica. La settorializzazione della ricerca produce necessariamente nei vari campi del sapere, soprattutto dei saperi medico-scientifici, un avanzamento costante e rilevante dei saperi stessi. Non di rado, tuttavia, questa parcellizzazione analitica ha prodotto e produce effetti frammentari nella didattica e nella traduzione comunitaria dei saperi. Forse qualche esempio lo abbiamo visto anche nel periodo della pandemia. Nell'incontro che si è tenuto l'11 novembre, qui in Fondazione Lanza, l'incontro inaugurale che appunto parlava della responsabilità dei ricercatori, più volte è tornato il riferimento transdisciplinare alla comunità di ricerca. Una comunità che accoglie le sfide della società, che le rielabora al proprio interno, non senza scogli, non senza prove, non senza conflitti epistemologici e confronti, trovando però delle strade dialogiche che vengono offerte al contesto sociale. Questo forse è il compito infinito della ricerca, che si connette immediatamente nella didattica alla dimensione sociale e formativa, ma che trova spesso ostacoli contestuali, potremmo dire anche culturali, perché ognuno di noi cresce in un proprio sapere, in un proprio ambito disciplinare, in un proprio settore, appunto con ostacoli contestuali, non ultimo nella frammentazione dei saperi. Questa frammentazione, che è un dono inevitabile del tempo della tecnica, in cui i saperi analiticamente indagano l'esistenza personale e comunitaria, ma può anche trasformarsi in un destino tragico per tempi che chiedono invece integrazione, dialogo e relazioni. La domanda quindi da cui parte questo incontro e che cerchiamo di porci è la seguente: come mantenere la necessaria ed inevitabile settorializzazione dei saperi, recuperando però in ottica traslazionale relazioni e una forza, un'energia anche dei saperi in ottica comunitaria? Ecco, a questa domanda cercheremo di rispondere con più sentieri, con una prima parte dell'incontro strettamente di storia della medicina, quindi cercando di volgersi al passato, ma anche con la presentazione di esperienze attuali nella seconda parte dell'incontro, esperienze attuali da un lato di collaborazione tra discipline mediche e anche poi con uno sguardo dell'ultimo intervento, uno sguardo sull'attualità, diciamo, sull'esperienza della ricerca e della didattica nel periodo Covid, e anche con un sondaggio su queste tematiche, quindi cercando di proporre uno sguardo etico, integrato e traslazionale, quindi per tradurre la ricerca in modo sempre più efficace in campo didattico, ai diversi livelli e nelle diverse situazioni. Vengo quindi alla presentazione dei primi due relatori, diciamo le due Z, come Zorro, Fabio Zampieri e Alberto Zanatta. Li ho indovinati, nel senso che normalmente, bravo, Zanatta e Zampieri vengono appunto mescolati, che ci proporranno appunto uno sguardo di storia della medicina, cercando in questo intervento 800 anni di didattica in medicina a Padova di darci anche qualche spunto che possa essere interessante, non solo da un punto di vista di scavo, ovviamente questo è il loro lavoro, il loro primo lavoro, ma anche di attualità rispetto diciamo ai tempi attuali. Fabio Zampieri si occupa di storia delle scienze mediche, con particolare attenzione ai secoli dal XIII al XIX alla Scuola Medica Patavina, oltre che di storia della cardiologia e della patologia. Si è occupato di medicina evoluzionistica e nello stesso tempo però si è interessato anche di bioetica da un punto di vista storico in relazione al dibattito medico, legale, filosofico attuale. È
professore associato di storia della medicina presso l'Università degli Studi di Padova e ricordo tra le tantissime sue attività e pubblicazioni, ricordo anche che coordina i corsi di scienze umane del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, che è un esempio proprio di questa traslazionalità dei corsi in cui sono presenti lo sguardo della storia della medicina, lo sguardo della bioetica e lo sguardo della psicologia. Alberto Zanatta, che è ricercatore dal 2021, si occupa di museologia medica, si è occupato di arte e medicina e quindi ha anche una formazione molto importante in campo, nel campo museale, avendo anche appunto lavorato, coordinato nel centro di Ateneo appunto per i musei, in particolare con il museo, come curatore del Museo Morgagni di anatomia patologica. Ricordo, non entro nel dettaglio delle loro pubblicazioni, ma che hanno collaborato a questa recente pubblicazione edita da Springer, un'introduzione alle Medical Humanities che presenteremo qui in Fondazione Lanza in primavera, e appunto una pubblicazione che è anche il frutto di un lavoro che la Fondazione Lanza ha fatto qualche anno fa, e quindi un testo a cura di Renzo Pegoraro, Luciana Cainazzo e Lucia Mariani. Lascio loro la parola e dopo questo primo intervento congiunto di Fabio e Alberto, così non sbaglio i cognomi, ci sarà un primo momento di domande e poi passeremo alla seconda parte più attuale. Prego. Ok, bene, grazie. Grazie Leopoldo e buonasera a tutti, grazie a tutte e a tutti, e in particolare anche visto che il tempo insomma non è stato molto molto d'aiuto, diciamo così. Allora, intanto subito a commento di quanto tu hai detto della storia, sicuramente e a dimostrazione di quanto la storia sia uno sguardo attuale al passato, ogni epoca ha avuto la sua storia, perché ogni epoca ha guardato al passato secondo le sue proprie esigenze attuali, no? Quindi la storia è sempre un momento di riflessione e di comprensione del presente. Non esiste una storia nel senso di pura erudizione, è sempre una visione del passato per quello che serve a noi oggi. E quindi penso che sono convinto appunto di ciò che Leonardo ci ha chiesto, perché uno sguardo all'educazione medica, alla storia dell'educazione in medicina può essere utile anche per, diciamo, per avere qualche spunto per il presente, perché no, anche per il futuro. E nel corso di questa appunto sarebbe impossibile sviscerare 800 anni di educazione in medicina in un'ora, ma neanche insomma in un corso intero, quindi abbiamo scelto comunque alcuni argomenti che possono essere particolarmente significativi per vari punti di vista e ci passeremo la palla, appunto le due Z si passeranno la palla discutendo ognuno di alcuni di questi cinque capitoli che vi elenco, che vedete elencati qui. E innanzitutto appunto possiamo partire dalla struttura didattica vera e propria, cioè come era strutturata l'Università di Padova dall'origine fino all'epoca moderna, perché insomma non siamo arrivati proprio fino alla contemporaneità, e in particolare come si insegnava medicina. Allora, per quanto ovviamente parliamo di 800 anni, proprio perché l'Università di Padova quest'anno compie 8 secoli di storia, e come è ben noto l'Università di Padova è nata come scuola di legge. Nata come scuola di legge, anche qui sarebbe molto, molto interessante discutere le modalità di nascita della scuola di Padova, perché gli studenti di Bologna, gli studenti e i professori di Bologna sono venuti qui perché qui c'era già la Patavina Libertas, quindi quella Patavina Libertas preesiste all'università ed è stata qualcosa che poi ha caratterizzato tutta la storia successiva dell'università, ma perché c'era già la Patavina Libertas nella città di Padova. Ma insomma, a parte questo, l'Università di Padova, come altre università medievali, nasce come un universitas scholarium, quindi un'università degli studenti per gli studenti, a differenza per esempio dell'Università di Parigi, che è piuttosto un'universitas magistrorum, cioè un'università creata soprattutto dai docenti. Nasce come scholarium sul modello dell'Università bolognese, tra l'altro,
Ed è perché degli studenti? Perché erano gli studenti i veri protagonisti dell'università, quindi organizzavano gli orari, pagavano i professori, il rettore, come ben noto, era uno studente, non era un docente, quindi erano loro i veri e propri protagonisti della vita universitaria. Così gli studenti erano suddivisi sin dall'origine, quindi sin dal Medioevo, in corporazioni. Corporazioni suddivise in area, per aree geografiche. Al principio c'erano due grandi aree, i citra e gli oltre, o gli ultramontani, cioè al di là o al di qua delle Alpi sostanzialmente. Quindi abbiamo gli italiani, anche in questo caso suddivisi a seconda di coordinate geografiche o cittadine o regionali, e poi abbiamo tutti gli altri studenti provenienti da tutta Europa. Anche questa è una cosa interessante, sin dall'origine e molto di più addirittura rispetto a oggi, l'Università di Padova era un'università internazionale. E ogni corporazione aveva il suo consigliere e i consiglieri poi erano riuniti insieme al rettore nella gestione amministrativa dell'università. E come molti di voi sicuramente avranno visto, per esempio il Palazzo del Bo, la sede storica dell'università, è decorata di una serie di stemmi, che sono gli stemmi esattamente degli studenti che hanno partecipato alla vita organizzativa dell'università, e proprio per questa loro partecipazione alla fine del percorso di studi avevano l'onore di poter lasciare il loro stemma familiare. In questi stemmi familiari di solito sopra c'è la provenienza geografica e sotto allo stemma c'è appunto il nome di famiglia. Poi, come vi dicevo, è nata l'Università di Padova come una scuola di legge, ma sin dal principio, lo sappiamo dai documenti, anche le altre materie, in particolare la medicina, erano già insegnate. Però queste altre materie progressivamente, dal 1222 fino appunto alla fine del 300, acquisiscono una maggiore importanza, sicché nel 1399 vengono addirittura create due universitates distinte, una per le Iuris Starum, quindi l'università per lo studio del diritto civile e canonico, e una l'Universitas Artistarum. Artistarum in che senso? Cioè gli artisti, cioè sì, non tipo i musicisti, ma gli artisti, cioè coloro che coltivavano le arti, ovvero sia le conoscenze tecniche. E questa suddivisione si vede ancora nel sigillo ufficiale dell'Università di Padova, in cui si vedono Santa Caterina d'Alessandria e Gesù Cristo risorto, perché sono i due santi patroni delle due scuole. Santa Caterina per la scuola del diritto, perché la leggenda narra che fosse una santa dotata di una straordinaria eloquenza. Gesù Cristo risorto, il santo patrono delle arti, perché la sua resurrezione simboleggiava il rinnovamento della conoscenza tecnica o scientifica, per come la chiamiamo oggi. Una parità di genere, tra l'altro. Giustamente, vedi, già all'epoca erano ancora più attenti di oggi, giustamente, alle parità di genere, giusto per l'osservazione. E allora, i professori invece, com'erano? Abbiamo visto gli studenti suddivisi in corporazioni. I professori erano distinti in professori ordinari e straordinari. Gli straordinari erano i docenti giovani, che erano stati o professori privati, quindi in scuole non universitarie, o comunque che avevano un curriculum scientifico importante. L'ordinario era un docente che era stato straordinario per almeno 3 anni. Poi, straordinari e ordinari erano suddivisi in primo, secondo e terzo luogo o loco. Perché? Allora, intanto a Padova, e anche questo è estremamente interessante, sin dall'origine non potevano essere professori all'Università di Padova i cittadini padovani. E poi, quando Padova fu conquistata dalla Repubblica di Venezia, nemmeno i veneziani. Perché? Per evitare la corruzione. Quindi i docenti potevano essere solo, noi in dialetto veneto li chiameremo foresti, cioè stranieri. Però c'era il terzo loco dei professori ordinari, cioè una cattedra dedicata ai professori padovani, giustamente appunto perché questa non fosse una discriminazione, al contrario, ovviamente. Ma poi perché ci sono queste due cattedre per ognuna delle posizioni? Perché ogni categoria, gli straordinari e gli ordinari, c'erano due professori che insegnavano la stessa materia negli stessi orari, ma in aule diverse, sicché si poteva vedere, gli studenti erano liberi di scegliere, quindi si poteva vedere qual era il professore
professore che aveva più studenti, e questa era una dimostrazione matematica, oserei dire, della qualità dell'insegnamento del docente. Perché un'altra cosa interessante, all'epoca non c'era il posto fisso, cioè i contratti dei docenti erano di 3 anni in 3 anni o di 5 anni in 5 anni, e venivano rinnovati sulla base appunto della qualità dell'insegnamento, e in particolare soprattutto quando l'università era nelle mani degli studenti, sulla base di ciò che ritenevano gli studenti, insomma. E se gli studenti erano suddivisi in corporazioni, i professori anch'essi erano suddivisi in corporazioni, cioè i sacri collegi. In particolare il Sacro Collegio dei Medici era anche quell'istituzione che dava le licenze per la professione, per l'esercizio della professione. E sin dal principio, adesso poi vedremo i cambiamenti che subirono le cattedre, c'erano a medicina 3 cattedre fondamentali, cioè solo, fra virgolette, 3: medicina teorica, medicina pratica e chirurgia. Il corso di medicina durava all'incirca all'origine 3 anni, quindi era relativamente breve. E medicina teoretica cos'era? Lo studio della causa e della natura delle malattie, lo studio della correlazione fra le malattie e la natura e le leggi naturali e così via. Medicina pratica cos'era? I casi clinici, cioè come le malattie si manifestano negli uomini, nei pazienti. La chirurgia era la parte pratica, ovviamente. E vi faccio notare che al principio la cattedra non era di anatomia, ma era di chirurgia, perché l'anatomia è la conoscenza che serve al chirurgo per operare, no? E i testi base, e qui l'università purtroppo fu sin dal principio una roccaforte del pensiero tradizionale, e nel corso del 600 per esempio furono fondati gli istituti, insomma, di ricerca, adesso non mi viene in mente, ma insomma, che erano piuttosto gli istituti in cui si sostenevano le idee innovative. Invece le università sono state sempre piuttosto, c'è stata una forte inerzia contraria al cambiamento, sicché dal Medioevo fino al 1700, ok, quindi per 5 secoli, a seconda poi dell'università in questione, a Padova 5 secoli, questi erano i manuali di base da studiare nel corso di medicina: Galeno, Ippocrate, Avicenna, Razes, quindi medicina greca, araba, punto. Non ci sono state introduzioni, sì, Pietro d'Abano, il conciliator di Pietro d'Abano, però per secoli e secoli i riferimenti erano, come dire, classici, arabo classici. E è vero che a partire dall'umanesimo rinascimento, quindi, c'è stato un cambiamento importante, perché per quanto il riferimento principale sia sempre quello, cioè la medicina classica, c'è stata una riscoperta dei classici depurati dall'interpretazione araba, e quindi un nuovo interesse per la natura, per l'osservazione diretta della natura. Sicché abbiamo a Padova, per esempio, l'introduzione di un nuovo luogo dove insegnare anatomia, di cui parlerà Alberto, al Teatro Anatomico. Abbiamo un nuovo luogo in cui sperimentare i farmaci, l'Orto Botanico. Abbiamo un nuovo luogo in cui curare le malattie, l'Ospedale di San Francesco. E infatti vengono introdotte 3 nuove materie, appunto fra il 1400 e il 1600 circa: ad lecturam e l'ostensio simplicium, cioè lo studio e l'ostensione, la dimostrazione delle piante medicinali, mentre de pulcibus et urinis, sul polso e le urine, è la cattedra di semeiotica, quindi i sintomi principali delle malattie. Le urine in che senso? Il colore delle urine, il sapore delle urine, i medici le assaggiavano, insomma, e i depositi che eventualmente le urine potessero avere, che avevano tutti un valore diagnostico. E l'Orto Botanico, un'altra cosa interessante, sapete che Padova poi fu, la città di Padova fu conquistata dalla Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia investì molto sull'università, anche questo è arcinoto,
però è vero che a partire dalla conquista della Repubblica di Venezia il potere studentesco fu man mano eroso sempre di più, fino a che nel 1738 non esistono più gli studenti rettori, ma i rettori diventano dei politici sostanzialmente, i riformatori dello studio, che erano appunto i responsabili della politica culturale veneziana e in particolare dell'università. Poi la Repubblica di Venezia cade nelle mani di Napoleone e dalla caduta della Repubblica di Venezia fino all'unità italiana abbiamo il Nord Italia passa fra le mani francesi e austriache. Sicuramente il periodo più importante è stato quello austriaco. Con la terza dominazione francese finisce la suddivisione in giuristi e artisti e abbiamo quindi la creazione di tre facoltà, fisico-matematica, medica e giuridica. Con la terza dominazione austriaca abbiamo due nuove facoltà, quindi abbiamo cinque facoltà. E con gli austriaci abbiamo l'introduzione di nuove materie, non perché prima non si insegnassero, ma perché prima non venivano insegnate in modo autonomo. Quindi abbiamo la fisiologia, l'anatomia patologica, la medicina legale e così via. E sulla base dello spirito molto pragmatico austriaco abbiamo nuovi corsi, per esempio per i chirurghi in campagna o in montagna, la veterinaria, la farmacologia e così via. E queste, e poi chiudo qui questa parte, queste sono le materie che venivano insegnate nei 5 anni di medicina, per quanto i primi 3 erano in comune per medici e chirurghi e poi i chirurghi prendevano una strada più pratica, più ricca di esercitazioni pratiche, giustamente oserei dire, e i primi 2 anni in comune comunque, come oggi, abbastanza interessante, abbastanza come oggi, insomma, erano dedicate alle discipline di base, alle scienze di base. No, per quanto oggi però fra le scienze di base ci sono anche le scienze umane, il che è estremamente interessante. Comunque all'epoca c'era zoologia, vedete, botanica, mineralogia addirittura al primo anno, anatomia, ovviamente l'anatomia e così via. E infine all'inizio del 1825 l'Università di Padova viene comparata alla celebre, allora lo è stata ovviamente anche Padova, la celebre Università di Vienna e all'Università di Praga, quindi Padova diventa un'università austro-ungarica a tutti gli effetti. Alberto, passo la palla. Buonasera a tutti, ci passiamo un po' la palla per fare anche una presentazione diversa dal solito. Intanto ringrazio Leopoldo per l'invito e la Fondazione appunto per questa opportunità. E niente, adesso andiamo un po' più nel dettaglio, anche nel vedere certi personaggi, che innovazioni hanno portato dal punto di vista didattico durante questi 800 anni. E quindi adesso vediamo la Scuola Anatomica Padovana dalla cattedra al tavolo settorio. Quando parliamo di medicina a Padova dobbiamo identificare due periodi storici importanti. La prima età dell'oro, che va dal 1475 fino all'inizio 1500, e poi ne avremo una seconda che è stata forse la più importante, senza il forse, insomma, la più importante delle due. La prima età dell'oro è comunque importante perché c'è un'attenzione diversa rispetto alla pratica. Mentre prima si basavano soprattutto su un pensiero speculativo, adesso si va molto più sulla pratica e sulle evidenze empiriche, gli aspetti clinici e anatomici delle malattie. Un professore significativo è stato Alessandro Benedetti. Alessandro Benedetti perché ha sottolineato un aspetto molto importante, cioè il ruolo centrale che dovevano avere le dissezioni cadaveriche, che erano utili agli studenti per scoprire le cause delle malattie. E per questo ha voluto fortemente che fossero costruiti dei teatri anatomici, in particolar modo un teatro anatomico smontabile all'interno di Palazzo Bo, dove oggi c'è il cortile antico, anche all'epoca c'era ovviamente, però all'interno proprio del cortile antico di Palazzo Bo. E oltre a questo, sempre per sottolineare il ruolo importante della dissezione, ha voluto che il numero di cadaveri disponibili fosse aumentato per la didattica e quindi ha proposto di estendere la pratica delle autopsie anche ai corpi di individui morti per malattia, non solo i condannati a morte. E quindi abbiamo un ruolo centrale dell'anatomia che è diventata la materia, la disciplina chiave di tutta la medicina.
Un personaggio però che non possiamo assolutamente dimenticare è Andrea Vesalio. Andrea Vesalio ha fatto una rivoluzione incredibile in ambito medico, che la possiamo riassumere in tre parti. Rifonda l'insegnamento dell'anatomia rispetto al modello medievale, facendo una rivoluzione incredibile. Il secondo aspetto è che utilizza le illustrazioni per spiegare l'anatomia, cosa che prima nessuno aveva pensato, nessuno utilizzava. La terza poi rifonda veramente l'insegnamento e lo studio dell'anatomia, emancipandola da quella di Galeno. Vediamo adesso il primo punto, come ha cambiato, ha rivoluzionato l'insegnamento. Come veniva fatto l'insegnamento anatomico prima? Con il metodo definito quod libertario. Ed era un metodo a dir poco divertente, perché c'erano tre persone che dovevano eseguire l'autopsia, ma non tutti la facevano fisicamente, ce n'era solo una. Il professore cosa faceva? Era il lector, e lo vedete in questa immagine in alto. Era seduto sulla sua cattedra, Vesalio dice sul pulpito vero e proprio, come un corvo, e leggeva i testi classici di anatomia. Ed eccolo qua. Poi c'era lo stensor. Lo stensor è questo signore che vedete evidenziato dalla freccia, che indicava sul corpo del cadavere quello che il professore leggeva. E infine c'era l'unica persona che effettivamente metteva le mani sul cadavere, che era il sector, che era un volgare barbiere che sezionava quello che gli veniva indicato. Ma qual era il problema? Che non le autopsie, le dissezioni che leggeva il lector non si basavano su dissezioni umane, ma soprattutto su animali. E quindi, se non trovavano il corrispondente sul cadavere, qui nasceva un problema didattico non indifferente. Cioè, non dicevano che il problema stava nel libro e nella fonte primaria, il problema stava nel cadavere. Quindi chiudevano il cadavere, lo cambiavano e ne prendevano un altro. E quindi capite che era un po', sì, per questo l'ho definito divertente come metodo di insegnamento, perché non mettevano in dubbio il testo, possiamo definirlo sacro. E infatti Vesalio come dice, l'odioso metodo per cui uno seziona il corpo e l'altro ne descrive le parti, quest'ultimo, arrampicato sul pulpito come un corvo, ripete altezzosamente delle idee che non ha ricavato direttamente sul cadavere, ma che ha letto in libri altrui. Quindi proprio un copia e incolla fatto anche male. E quindi cosa fa Vesalio? Nel suo De Humani Corporis Fabrica, nel frontespizio proprio del suo capolavoro, si vede questa rivoluzione di insegnamento. Cioè lui, lo vedete in questa sezione di anfiteatro smontabile, si trova al centro della scena e racchiude queste tre figure che abbiamo appena visto, lector, ostensor e sector, le racchiude in se stesso. Adesso vi zoom un po' il frontespizio, vi faccio vedere in alto che si trova effettivamente in un teatro smontabile a Palazzo Bo, e abbiamo i segni del bocranio, del cranio di bue e del leone di Venezia, ma soprattutto Vesalio, lo vedete qui, ve lo evidenzio forse con la freccia, non so se si vede, lo evidenzio con questo, eccolo qua, Vesalio che mette le mani direttamente sul cadavere. Okay. E questo cosa dice? È un messaggio fortemente simbolico, però dice adesso non è il libro antico, classico che viene letto, ma è il libro della natura, cioè il corpo umano è quello che deve essere interpretato direttamente dal docente. E infatti vedete che ha le mani in pasta proprio, possiamo dire così. Altrettanto simbolico è un'altra raffigurazione di Vesalio che vedete alla vostra destra, e vedete che con le mani mostra i tendini e i muscoli che permettono il movimento della mano. E quindi è veramente un passaggio chiave da questo punto di vista. E dicevamo, questa è la prima rivoluzione fatta da Vesalio, la seconda è che utilizza l'immagine, l'illustrazione, per spiegare l'anatomia. E perché lo fa? Perché dice che non vi è persona, queste sono proprio le parole di Vesalio, che non abbia sperimentato nella geometria e nelle scienze matematiche quanto le figure riescano utili e come esse risultino più evidenti di un discorso anche molto particolareggiato. Quindi dice, è importante che ci sia l'immagine, perché deve rimanere impressa nella mente, è quasi una scienza l'anatomia come la geometria e la matematica, ma soprattutto per uno scopo pratico. Le autopsie non potevano farle sempre, erano poche e le potevano fare magari solo nei mesi più freddi, a Padova si faceva specialmente in febbraio. E quindi che cosa fa Vesalio? Dice, i miei studenti hanno bisogno
di vedere come è fatto il corpo umano. E allora c'è bisogno che un disegno sia fedele, sia ben riprodotto, ben disegnato, sia fedele a quello che viene visto durante l'autopsia, in modo che lo studente, che non può frequentare le autopsie sempre, abbia uno strumento didattico importante. E quindi arricchisce la sua opera di 300 illustrazioni, 300, veramente tantissime, attribuite a un allievo della scuola del Tiziano, Van Kalkar, e vedete come è quasi come fare un'autopsia, sfoglia pian pianino un corpo umano, toglie un primo strato di pelle, toglie i muscoli che sono sotto per vedere come sono fatti. Quindi veramente un capolavoro, non solo anatomico, ma anche artistico, e lo vedete appunto in alcune immagini che vi abbiamo riprodotto qui. E infine si emancipa da Galeno, perché Galeno abbiamo visto che ha fatto soprattutto autopsie di animali, e quindi Vesalio dice: Galeno ha fatto più di 200 errori anatomici da questo punto di vista. E infatti lo dichiara appunto nel suo testo, dichiara appunto questo errore. Come possiamo vedere che la rivoluzione di Vesalio dal punto di vista didattico ha avuto seguito? Guardiamo il frontespizio di Matteo Realdo Colombo, allievo e successore di Vesalio alla cattedra di anatomia, e vedete come non c'è più questo metodo quodilibetario, ma le mani del professore sono sul corpo, e quindi gli studenti vedono quello che il professore insegna. Finita la parentesi di Vesalio, andiamo un po' più avanti e arriviamo a Girolamo Fabrici d'Acqua Pendente. Perché dobbiamo parlare di Fabrici? Perché ha usato un metodo anatomo-comparativo molto importante, ha preso il corpo umano e lo ha paragonato a quello animale, confrontando appunto e vedendo, facendo emergere quelli che venivano definiti gli universali anatomici. Ma non si limita, come Vesalio, a descrivere il corpo umano, ma specifica e precisa sempre il funzionamento dei diversi organi e delle diverse componenti che va a descrivere. E quindi si passa da Vesalio, con Vesalio si parlava di un'anatomia prettamente descrittiva, invece con Fabrici si parla di un'anatomia di tipo funzionale, cioè viene introdotta la fisiologia. E il metodo di Fabrici prevede tre momenti, tre punti, tre focus didattici: l'historia, l'actio e l'utilitas. L'historia era la dissezione e la descrizione delle parti del corpo, l'actio il modo in cui la parte funzionava e l'utilitas a cosa serviva questa funzione. Quindi un forte legame sempre tra forma, tra anatomia e fisiologia, tra forma e funzione. E anche lui, come Vesalio, utilizza un progetto iconografico pazzesco. Utilizza diversi tipi di immagini, due per la precisione, sono i dissegni, che erano delle illustrazioni in bianco e nero, e delle pitture, delle tavole dipinte a colori, per creare un corrispondente del teatro anatomico, ma un corrispondente cartaceo, cioè con i disegni. Voleva fare questo enorme teatro di tutta l'anatomia umana e animale. E perché le illustrazioni? Perché ha notato che in Vesalio mancavano due cose importanti: non erano in scala ed erano in bianco e nero. E Fabrici dice: è importante che uno studente possa vedere anche il colore, perché il colore mi permette di distinguere meglio l'anatomia e la diversità e il rapporto anche che c'è tra le diverse componenti. E deve essere in scala, perché la scala è importante capire se è grande o piccolo. Se non è in scala, assolutamente perde la sua funzione. Molte dei disegni che ha fatto realizzare erano in scala addirittura 1:1. Quindi come fare una vera e propria autopsia però in cartaceo? E vedete anche la bellezza di queste pitture colorate. Infine, grazie a Girolamo Fabrici d'Acqua Pendente, abbiamo il primo laboratorio sperimentale di medicina qui a Padova con il teatro anatomico. Inizia la sua costruzione nel 1594, viene inaugurato nel 95, effettivamente è il primo teatro anatomico stabile al mondo, e provate a immaginare che impatto ha avuto. È stato utilizzato fino al 1874, quindi quasi per 300 anni, un vero e proprio laboratorio didattico dove gli studenti andavano a vedere, e alcuni pochi a toccare con mano, il corpo umano. E importante sottolineare il passaggio che c'è tra la cucina anatomica, che è un locale adiacente al teatro, il passaggio che dà appunto al teatro anatomico, c'è questa scritta: Mors ubi gaudet succurre vite, dove
la morte è felice nell'aiutare la vita, che è il motto del teatro anatomico vero e proprio. Passo la palla di nuovo a Fabio. Bene. E, appunto, questa nuova filosofia, chiamiamola così, pratica, nell'insegnamento, non solo nella conoscenza, ovviamente, si vede anche appunto nella nascita dell'insegnamento clinico. E Padova, fra appunto le tante priorità di Padova, c'è anche quello, con ogni probabilità, della nascita dell'insegnamento clinico. Ma appunto, in cosa consiste l'insegnamento clinico? Intanto, per avere un insegnamento clinico, diciamo così, decente, deve esserci un ospedale in senso moderno. Quindi a Padova, nei primi anni del 1400, esattamente 1414, invece viene fondato l'ospedale di San Francesco, l'edificio esiste ancora oggi, dove si trova tra l'altro il Museo di Storia della Medicina e della Salute di Padova, e questo ospedale, a differenza dei vecchi ospizi medievali, si trova nel cuore della città, non nelle mura. Quindi è appunto una struttura dedicata non per i pellegrini o per altre forme, per esempio per i poveri, per gli orfani, eccetera, ma è una struttura al centro della città dedicata solo ed esclusivamente per la cura e il trattamento delle malattie. E in questo ospedale, per la prima volta, a quanto pare appunto per la prima volta nel mondo occidentale, gli studenti di medicina vengono portati dalle aule di lezione, in cui si insegnava la medicina in senso teorico, al letto dell'ospedale, quindi in cui vedere nella pratica ciò che quegli studenti poco prima avevano appreso in linea teorica. E il primo che realizza questa sorta di rivoluzione fu Giovanni Battista da Monte, e dei suoi successori Marco degli Oddi e Albertino Bottoni abbiamo un documento manoscritto assolutamente straordinario da questo punto di vista, perché questi due medici vengono citati negli atti, a proposito di corporazioni studentesche, negli atti della corporazione tedesca, cioè della corporazione degli studenti tedeschi, della Nazio Germanica. Che pensate, gli studenti, appunto, cioè scusatemi, i tedeschi sono precisi, lo erano già allora, ci hanno lasciato un resoconto quotidiano della vita dell'università, ma di tutto ciò che accadeva all'interno e all'esterno dell'università dal 1500 fino alla caduta della Repubblica di Venezia. E per quanto riguarda gli anni 1578-79, troviamo che gli studenti di medicina tedeschi ringraziano nel loro manoscritto Albertino Bottoni e Marco degli Oddi, vedete, perché finita la lezione si trasferì sempre a quell'ospedale medesimo, cioè quello di San Francesco, seguito da noi studenti, per visitarvi parecchi infermi afflitti da diversi generi di malattie. Per Targuisa egli aprissi l'adito ad accuratamente mostrarci come si dovessero applicare alla pratica quelle dottrine che avevano fatto soggetto della pubblica lezione. Quindi proprio è chiarissimo l'intento pratico, dalla teoria alla pratica, dalle aule alle corsie dell'ospedale. E ancora più interessante, vediamo che l'anno successivo questi due medici decidono anche di fare le autopsie ai pazienti morti di ospedale. E come vi aveva accennato Alberto, è un passaggio significativo anche questo, perché nel teatro anatomico che vi ho mostrato poco fa, al principio, 1595, si faceva l'autopsia solo dei condannati a morte, quindi persone che mediamente erano sane. Sì, potevano avere qualche problema mentale, ovviamente, perché per arrivare ad essere condannati a morte vuol dire. Però erano persone, e a proposito, erano condannati a morte anche questi foresti, quindi né padovani né veneziani. Ma essendo persone mediamente sane, non davano grandi opportunità ai medici di vedere quello che oggi si chiama il substrato morfologico delle malattie. Invece, iniziando a fare autopsia su pazienti morti di malattia, quello fu un'importante apertura per quanto riguarda appunto la patologia d'organo, quella che poi è diventata la patologia d'organo, che guarda caso nasce a Padova anche quella, grazie a Giovanni Battista Morgagni. Poi l'ospedale San Francesco fu sostituito alla fine del 1700 da un altro ospedale che si chiama in realtà anche quello ospedale San Francesco, ma tutti noi lo conosciamo, almeno i padovani, come ospedale Giustinianeo, perché trae il suo nome dal vescovo Niccolò Antonio Giustiniani, che, diciamo così,
fece di tutto per farlo costruire, addirittura si vendette l'argenteria di casa per poter finanziare la costruzione di questo ospedale, fece delle lotterie, di tutto, si dedicò tutta la vita per poterlo costruire. Questo ospedale, a proposito di austriaci, fu costruito sul modello dell'Allgemeines Krankenhaus, che è il famoso ospedale clinico di Vienna, quindi l'ospedale centrale della città di Vienna. Vedete, questo è il Krankenhaus e questo è il Giustinianeo, che più o meno, anche se in forma ridotta, è su quel modello là, per tutta una serie di caratteristiche che, insomma, qui non è il caso di entrarci, insomma. E in questo ospedale Giustinianeo la direzione clinica, anzi la riorganizzazione delle attività cliniche, fu affidata a Andrea Comparetti, docente di, vedete, medicina pratica, sempre a discorso appunto dei casi clinici, medicina pratica all'Università di Padova. E con Comparetti in Occidente, o perlomeno a Padova, perché in altri ospedali, insomma, in altri ospedali occidentali c'erano già, e abbiamo le cartelle cliniche, la nascita delle cartelle cliniche. Quindi i pazienti devono essere, ciò che si fa ai pazienti, le terapie, come si svolge il decorso della malattia, eccetera, deve essere riportato su questi fogli che voi vedete, in cui si descrivevano sintomi, terapia e quant'altro. E quindi anche questo, ovviamente, anche per l'insegnamento, fu un'innovazione, sicuramente per la cura ovviamente dei pazienti, ma anche per l'insegnamento fu sicuramente molto, molto importante. Capitolo 3 o 4, adesso 4, abbiamo 4. Perso il conto adesso, troppi capitoli. No, penultimo. Da. Ok, adesso andiamo avanti con gli anni e arriviamo alla seconda metà dell'Ottocento e vediamo un ruolo importante che ha avuto la museologia scientifica e medica. Grazie a Lodovico Brunetti, un personaggio che è stato un personaggio secondario per quanto riguarda Padova, perché è un medico istriano, si laurea a Pavia, va a specializzarsi a Vienna diventando assistente di Karl von Rokitansky, il famoso patologo viennese, e viene spedito in malo modo nel posto più lontano del regno dell'epoca e però ha ottenuto la prima cattedra di anatomia patologica a Padova, 1855. Ha fatto due cose importanti però Brunetti, ha importato due concetti fondamentali per quanto riguarda la didattica in medicina. Il primo riguarda ancora una volta il ruolo dell'autopsia, perché si era, diciamo, un po' perso nel frattempo e lui invece vuole che tutti gli studenti tocchino con mano quello che vedono nel momento dell'autopsia. Quindi obbliga gli studenti a far proprio le autopsie e a vedere e a studiare l'anatomia tramite lo studio del cadavere. E pensate che nel vecchio, adesso ci sono gli istituti anatomici in Via Gabelli, che sono istituti novecenteschi, di 1920-25 sono stati realizzati. Prima di quello c'era un vecchio convento, il convento di San Mattia. Lo hanno rimesso a posto nella seconda metà dell'Ottocento e c'erano 6 teatri anatomici per gli animali, per gli studi della fisiologia, per le autopsie. Quindi il ruolo importante del teatro c'era e con Brunetti è stato sottolineato. Ma ancora più importante è il ruolo del museo. Cioè Brunetti ha ereditato dalla tradizione viennese l'importanza di avere una collezione più ampia possibile di reperti anatomici. Perché diceva, nonostante i miei sforzi nel far fare le autopsie, non tutti riescono a seguirle. E quindi è importante che uno studente abbia un reperto in mano, lo possa studiare, analizzare, aprire, rivedere nuovamente. Magari viene scoperto, c'è una nuova scoperta medica e quindi quel reperto mi serve per poter vedere o utilizzare questa innovazione. E quindi appunto comincia, e nel 1860, in quel periodo lì, riorganizza appunto diverse collezioni che erano sparse per la città e apre effettivamente il museo, che
ad oggi ha 1300 reperti umani che sono suddivisi per apparati, diverse metodiche. Abbiamo recentemente, per questo ve ne parlo anche, ristrutturato il museo perché era in condizioni quasi ottocentesche, possiamo dirlo, e non per la bellezza del luogo, ma perché nessuno ci aveva messo mano per anni. E nel 2018 abbiamo ristrutturato tutto quanto, mantenendo però quello spirito didattico e formativo che voleva Brunetti. Quindi considerandolo effettivamente un museo scientifico, perché è un museo molto particolare, un museo di anatomia patologica, quindi con delle visite guidate e anche una forma di tecnologia che aiuta il visitatore o lo studente e può interagire con il reperto come poteva fare all'epoca. Vi faccio vedere un lavoro che facciamo con la realtà aumentata, quindi per andiamo dal, vediamo se funziona, forse sì, forse no, non parte lui. Una realtà rallentata. Funzionava, adesso non funziona più. Vabbè, comunque c'era la realtà aumentata, adesso non c'è più, è diminuita. Vediamo se riesce lui con, eccolo qua, vedi che c'era, adesso l'abbiamo aumentata. Cosa succede? Che all'interno del museo abbiamo degli spot che con tramite un'app del proprio cellulare o tablet e via dicendo si possono vedere dei video, come in questo caso. In questo caso compare nel video del cellulare la ricostruzione che abbiamo fatto del volto di Giovanni Battista Morgagni. Abbiamo studiato il suo scheletro e abbiamo ricostruito il volto a partire dal cranio. Oppure, come in quest'altro video, vediamo se riusciamo a far partire questo. Non va neanche questo, vai, vediamo se, eccolo qua che è partito. Un'altra forma, sempre utilizzando la realtà aumentata, inquadrando il reperto, vedete che si vengono evidenziati questi hot point, questi punti che danno delle notizie, degli approfondimenti ulteriori. Quindi vedete come livello di didattica permette un approfondimento che è ulteriore rispetto alla semplice visita guidata. Questo per sottolineare come il museo ha un ruolo chiave non solo per i semplici turisti, ma anche per gli studenti di medicina. Oggi portiamo i nostri studenti, li portiamo sempre al museo per dare questo inizio di infarinatura. Questo al primo anno è un approccio alla medicina, che è una medicina che vedranno dopo un anno, dal secondo anno in poi. Il primo anno non vedono assolutamente, non hanno questa possibilità qua di vedere dal vivo e rapportarsi con l'anatomia patologica e via dicendo. Bene, allora, ultimo capitolo, da un punto di vista storico, insomma, ci avviciniamo alla contemporaneità e in particolare parliamo della prima guerra mondiale, perché nel corso della prima guerra mondiale, fra le tante cose significative, insomma, della sanità militare, eccetera, però c'è stato anche uno straordinario, effettivamente, almeno da come viene descritto poi dalle fonti, uno straordinario esperimento didattico, ovviamente in un drammatico momento di guerra. Perché la sanità militare, sin dal principio della guerra italiana, parliamo ovviamente, non era organizzata in modo egregio. Già il generale Cadorna, quando ha assunto il comando supremo dell'esercito italiano, ha proprio sottolineato nel suo discorso inaugurale che la sanità militare fosse in condizioni piuttosto precarie. E pensate che l'esercito italiano è entrato in guerra con circa 700 medici e chirurghi militari, quindi un numero assolutamente insufficiente a sostenere appunto il grande numero di feriti che si presentarono. E tra l'altro il modello di guerra era ancora quello rinascimentale, quindi risorgimentale, quindi una guerra totalmente diversa da quella che poi si è rivelata essere la prima guerra mondiale, una guerra di posizione, una guerra in cui vi era un'artiglieria assolutamente nuova rispetto a quelle precedenti e così via. Quindi nel 1915 il comando militare supremo chiede al governo italiano la creazione di corsi accelerati di medicina per avere dei neolaureati in medicina appunto
appunto da inserire immediatamente al fronte, da poter utilizzare come medici militari. Corsi accelerati in che senso? Cioè il comando militare chiede che gli studenti di medicina potessero condensare un anno di studi in 4 mesi, in particolare nei mesi invernali, che erano i mesi durante i quali i combattimenti erano un po' meno intensi rispetto ai mesi estivi, sicché gli studenti del 5° anno potevano passare al 6° e gli studenti del 6° si potevano laureare. Il governo italiano, in realtà, è stata subito proposta la sede di San Giorgio di Nogaro, perché era una sede da un punto di vista strategico particolarmente importante, perché era sul fronte più importante per quanto riguarda il fronte della Terza Armata. Il Carso è stato definito il mattatoio della Prima Guerra Mondiale, quindi insomma era la zona cruciale, e San Giorgio era ben collegata con le linee ferroviarie, aveva un porto fluviale, quindi insomma era già sede di diversi acquartieramenti e ospedali militari. Quindi il governo, tra l'altro, non ha accettato subito questa proposta, pensate, per le lobby universitarie, perché le università hanno detto: ma come, siamo noi semmai che dobbiamo organizzare un corso accelerato, non possiamo accettare la creazione di una nuova scuola medica. In realtà poi comunque a San Giorgio, nell'anno accademico 1915-1916 è stata creata una scuola medica ex novo. Poi nell'anno accademico successivo un nuovo decreto luogotenenziale ha stabilito che Padova diventasse unità, questa università fu sin dal principio chiamata Università Castrense da Castro, che vuol dire accampamento militare, insomma, quindi università militare. L'anno accademico successivo si è stabilito che Padova diventasse titolare di questi corsi accelerati e quindi di quelli che erano stati fatti e che sarebbero stati fatti anche a San Giorgio di Nogaro. Quindi in tutto ci sono stati circa 2000 studenti fra il 5° e il 6° anno, per quanto nel 16-17 a Padova si iscrissero da tutta Italia gli studenti dal 3° anno in poi delle facoltà mediche italiane. E a San Giorgio furono costruiti anche degli edifici ex novo, vengono descritti edifici in legno e cartone catramato, appunto per l'aula magna, per le mense, il dormitorio, per gli ospedali da campo, che ovviamente erano essenziali non solo appunto per ricoverare i feriti di guerra, ma anche per educare gli studenti di medicina. A San Giorgio oggi c'è anche un'università castrese, ma c'è anche ovviamente una lapide in onore degli studenti caduti, se ne citano 150, in realtà esattamente furono 184, a cui quelli non ancora laureati ovviamente ottennero la laurea ad onore, ma mi sembra il minimo. Mentre per quanto riguarda l'Università di Padova abbiamo anche la descrizione del corso di studi, e a Padova questo gruppo di studenti da tutta Italia si chiamò il battaglione militare, il battaglione studentesco militare, e furono allocati negli edifici oggi del Piovego, tra l'altro dove c'è anche Igiene, e negli edifici di ingegneria, per esempio, che erano edifici di nuova costruzione ma non ancora occupati dalle facoltà rispettive. E questo, per esempio, che vedete è l'edificio, la baracca in realtà per le mense, questo è l'interno, e la scuola che oggi è il Pietro Selvatico, che è un liceo artistico, un istituto d'arte, fu invece dedicata all'anatomia, quindi fecero su circa 800 autopsie con circa 50 tavoli anatomici, e poi via via un'altra serie di locali e di insegnamenti. E i docenti, fra i tanti che si possono citare, sicuramente Giuseppe Tusini, perché Tusini fu proprio il direttore dell'Università Castrense, in particolare di San Giorgio di Nogaro. Tusini fu un importante patologo genovese, qui lo vediamo all'interno della segreteria di San Giorgio di Nogaro, la segreteria si trovava nei locali del municipio, e scrisse poi, dopo questa esperienza, un testo molto interessante proprio anche dal punto di vista didattico, la scuola medica dal campo, una copia
donata da Giuseppe Tusini stesso, si trova presso la Biblioteca Pinali, sezione antica dell'Università di Padova. Mentre il battaglione universitario padovano fu posto sotto la direzione di Edoardo Maragliano, un altro importante patologo, anche lui genovese, e famoso in particolare per i suoi studi sulle malattie respiratorie e in particolare per il siero maragliano, che è stato uno dei primi tentativi di vaccino contro la tubercolosi, che purtroppo però non fu particolarmente efficace, quindi fu sostituito poco dopo dal vaccino base che viene utilizzato ancora oggi. E Achille De Giovanni all'epoca era il preside era Lucarello, ma insomma era uno dei maggiori, dei senior, diciamo così, della scuola medica. Un altro patologo, tra l'altro di Pavia in questo caso, fu anche preside e rettore dell'Università di Padova, e De Giovanni è stato il padre del costituzionalismo medico italiano e anche, si può dire, a livello internazionale, che fu uno dei primi a stabilire la costituzione, a stabilire, come dire, il significato diagnostico e prognostico della costituzione fisica e a stabilire l'importanza dell'ereditarietà come elemento diagnostico. E anche lui ha dato un importante contributo alla lotta contro la tubercolosi, che all'epoca, fra 1800 e 1900, era una delle malattie più diffuse, essendo fra i protagonisti della fondazione della Lega Nazionale contro la tubercolosi. E l'approccio di De Giovanni era proprio chiamato, lui stesso lo chiamava la clinica col metro, aveva questo tavolo antropometrico in cui misurava i pazienti. All'epoca i raggi X erano appena stati introdotti, quindi attraverso le proporzioni esterne De Giovanni pensava di poter dedurre le proporzioni degli organi interni. E Bassini è stato un altro personaggio importante. Ancora oggi il metodo Bassini è un metodo noto nelle varie varianti per la cura dell'ernia inguinale. Per esempio, questo è un articolo tratto dalla Lettura, che è una rivista dell'epoca, del 1916, e appunto come viene descritta la scuola, in particolare non tanto il battaglione universitario padovano, ma la scuola di San Giorgio di Nogaro. Per esempio dice: io vorrei che si potesse constatare da tutti il modo con cui funziona quella scuola medica, quale concordia regni fra maestri e scolari, quanto intensa sia l'attenzione alle lezioni, quanta l'applicazione di studenti, eccetera, eccetera. Effettivamente, cosa si è realizzato di straordinario in un momento drammatico a San Giorgio di Nogaro? La convivenza quotidiana e 24 ore su 24 di studenti, professori, personale amministrativo, che anche quello comunque ha un suo ruolo, di ovviamente fa parte della barca, e tutti, anche proprio per la situazione emergenziale, che remano nella stessa direzione, quindi tutti con lo stesso obiettivo, no? E effettivamente, appunto, tra l'altro la scuola di San Giorgio è stata visitata da commissioni francesi, giapponesi, americane, che ne hanno lodato appunto la funzionalità, messa su in pochi mesi, in cui studenti in 4 mesi in tempo di guerra, pensate, hanno potuto svolgere un anno di lezioni con i rispettivi esami, e studenti, appunto, alcuni di quelli sono diventati medici famosi, quindi non è che abbiano perso molto, anzi, in termini di appunto conoscenze. E effettivamente saremmo tentati di paragonare in particolare la sede di San Giorgio di Nogaro a un moderno campus, anzi al migliore forse dei campus universitari, ovviamente al netto delle circostanze assolutamente drammatiche. Quindi, per concludere, Tutto ciò, cosa ci può dire? Cosa ci può dire di potenzialmente interessante per il presente? Intanto, secondo noi, sono interessanti le corporazioni studentesche. Perché? Perché gli studenti, se, come dire, sono aggregati, se fanno una vita in comune, anche lì forse appunto l'obiettivo in comune, la condivisione di un obiettivo comune può essere di grande aiuto e stimolo per tutti. Si può appunto instaurare un circolo non vizioso ma virtuoso, no? L'internazionalizzazione,
appunto anche questo, cioè l'Università di Padova era un'università internazionale, e le corporazioni cosa favoriscono? Favoriscono l'inclusione di all'epoca magari le chiamavano razze, noi diremmo etnie diverse, l'inclusione, il senso di appartenenza, e negli studenti e nei docenti questo non può che fare del bene a una università, a una scuola medica. L'anatomia, quanto sia importante lo spazio in cui si svolge una lezione. Lo spazio non è un accessorio, è qualcosa di essenziale. Uno spazio funzionale permette una didattica migliore, uno spazio che non funziona bene, e noi abbiamo un'esperienza per il primo anno in particolare da questo punto di vista, ma non facciamo nomi ovviamente, di luoghi ovviamente, e gli skill lab. Esatto, se no finiamo al fronte, quindi meglio di no. Gli skill lab, cioè quanto appunto uno spazio didattico possa essere dedicato alla coltivazione di abilità specifiche, qui appunto la fantasia può scatenarsi. I musei e l'orto botanico, c'è una didattica sul campo, quindi l'aula è importante, ma è importante anche, può essere importante portare gli studenti fuori dalle aule e vedere dove la scienza, dove la medicina, dove quella conoscenza in particolare si realizza concretamente. Così l'Università Castrense ci dà, appunto, io lo ripeto sempre, al netto delle circostanze assolutamente drammatiche, un esempio di campus universitario. Anche in questo senso la convivenza non solo degli studenti, ma anche fra studenti e docenti, ovviamente mantenendo il rispetto per i rispettivi ruoli, perché anche questo è essenziale, ovviamente non ci deve essere, come dire, promiscuità da questo punto di vista, ma nel rispetto dei rispettivi ruoli, tanto maggiore è la convivenza, tanto maggiore può essere l'efficacia didattica. E anche questo oggi si dimostra anche proprio a Padova, in cui appunto ci sono una serie di occasioni in cui si realizza questa convivenza, insomma. E quindi pensiamo che abbiamo ritenuto, insomma, che la storia, fra le tantissime cose che può dirci, perché ovvio questa è solo una selezione, ci possa dire in particolare, per quanto riguarda il nostro dibattito oggi, ci possa dare queste indicazioni. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie davvero per questo excursus davvero interessante. Io farei un primo velocissimo giro di domande, in modo tale poi da dare la parola agli altri relatori. Io mi sono segnato diverse cose, perché veramente la ricchezza è stata notevolissima, però mi colpiva questa unione di questa circolarità di teoria e pratica che nel tempo diventa sempre più forte, questa unione di casi ma anche di storie. Prima ne parlavamo anche con Lucio Torelli proprio della necessità di non leggere, ovviamente da bioeticista è facile dire questo, ma di non leggere il caso clinico solo come un caso, ma come una storia, appunto questo metodo historia actio utilitas, che ricorda molto quello che cerchiamo di fare nei comitati etici, cioè prendere il dato clinico, approfondirlo, trovare una domanda etica, scegliere e poi fare delle linee di indirizzo per ulteriori casi futuri. E anch'io notavo questa particolarità del campus castrense, chiamiamolo così, perché forse, anche se non siamo direttamente in una condizione di guerra che urge, che accelera le dinamiche, però pensiamo a quello che abbiamo vissuto nella pandemia, in cui, come vedremo dopo anche con Silvia, appunto certe dinamiche della ricerca sono state accelerate. Allora io chiaramente non vogliamo invocare situazioni, stati, diciamo, di eccezione, come ha detto qualche filosofo, però certamente se ci rendiamo conto dell'urgenza che i saperi sono chiamati a incontrare, forse anche questo spirito di gruppo, questo spirito di diciamo molto forte anche di corporazione nel senso buono, ecco, non nel senso del protezionismo, è interessante. Ultimo elemento, poi do la parola a qualcuno se appunto ci sono delle domande. Mi veniva in mente un esperimento che abbiamo fatto con un comitato etico, di quello che chiamerei un teatro dialogico, cioè di fronte a 400 studenti delle superiori a Treviso abbiamo simulato una discussione di caso clinico. Ed è stato molto, sembrava veramente, mi veniva in mente per il teatro anatomico, perché eravamo in mezzo agli studenti e quindi lì si è visto, certamente non in modo fisico ma in modo argomentato, quanto effettivamente la
l'esperienza viva di quello che a volte facciamo in aule chiuse o in situazioni molto riservate in realtà colpisca. Ecco, non credevamo che studenti di quarta e quinta superiore potessero essere attratti da tematiche così anche tra virgolette brutte, ma in realtà è stato molto efficace. Se qualcuno ha delle domande, c'è forse anche un microfono che può passare. Prego. Molto semplice. Questa bella storia di primati viene riconosciuta a livello internazionale? Tra l'altro fra le tante cose noi citiamo spessissimo la frase di uno storico americano, Herbert Butterfield, che nel suo libro sulle origini della scienza moderna dice che se si deve dare a un unico luogo l'onore di essere stato la sede della rivoluzione scientifica, questo onore deve essere dato a Padova, perché a Padova la medicina era la regina delle scienze. Quindi, che è il musme, che sì, esattamente. Quindi certo ci piace dircelo anche addosso, ma non ce lo diciamo noi, è un qualcosa di assolutamente riconosciuto a livello internazionale, il ruolo anche, fondamentale. Grazie anche ai foresti però. È stato soprattutto grazie ai foresti, soprattutto nel senso che a Padova, dal principio, ma poi ancora grazie ai veneziani, appunto venivano chiamati i migliori docenti stranieri, giovani tra l'altro, arrivavano a Padova molto giovani, che quindi erano pieni di energie, erano eretici nel senso buono del termine, così come venivano studenti da tutta Europa. Quindi sì. Bene, abbiamo molto su cui meditare, quindi io ringrazio davvero Fabio e Alberto perché ci hanno dato, certamente non era facile condensare in poco tempo forse una domanda che avrei è questo: avete parlato di alcune età dell'oro e di rivoluzione, cioè di alcuni cambiamenti, se voi doveste vedere in quest'epoca nostra degli elementi di, forse l'avete detto un po' nelle conclusioni, di cambiamento radicale, dove andreste a cercarlo questo cambiamento? So che è la domanda da $1 milione, però pensando a quelle che sono state le svolte e diciamo così le transizioni di alcune epoche, ci sono degli ambiti che forse... Non per parlarne male, ma secondo me la legge Gelmini ha avuto un ruolo... ha determinato un cambiamento che ancora noi oggi stiamo vivendo. Per esempio, leggendo anche le vicende, le storie personali di tanti di questi docenti, nella loro carriera si facevano tutta l'Italia, perché diventavano ricercatore a Bari, poi professore professore straordinario a Bologna, poi... Quindi la carriera di un docente universitario era una carriera di peregrinazione. Si viaggiava da un'università all'altra e questo non ci nascondiamo che era di enorme utilità per il docente e per il sistema. Adesso purtroppo con questa, che non è in medicina in particolare, in tutto il sistema di Ateneo, cioè la nuova legge del Mene che ha determinato un radicale cambiamento, l'abilitazione, bla 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 bla, ormai si nasce e si muore in una università. Secondo me questo da una parte può essere positivo, dall'altra sicuramente no. Anche un minore interscambio con la società e con il contesto. Sì, assolutamente. E poi, beh, certo, il Covid, io penso che appunto... Bene, fra poco vedremo qualcosa. Di questo. Bene, esatto. Allora grazie a Fabio Alberto, grazie, chiamo grazie a voi. Lucio e Silvia, grazie ancora. Presento intanto Lucio Torelli, che è uno statistico medico dell'Università di Trieste, che fra 2 anni farà 100 anni di vita, mi diceva prima. No, l'Università di Trieste, quindi 1/8 di quella di Padova, ma... Siccome siamo un po', diciamo, austriacanti e viennesi, ci piace ricordare anche la Vienna con il mare, che è Trieste. Quindi uno statistico medico, matematico, ha discusso una tesi in analisi numerica sulla stabilità delle equazioni differenziali, ha iniziato a un certo punto della sua carriera una serie di collaborazioni con biotecnologie mediche,
collaborazioni con laureandi, ma pure anche con colleghi biotecnologi medici, e quindi da alcuni anni afferisce al Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Trieste, occupandosi di statistica medica e collaborando con diverse realtà mediche, odontoiatriche e sanitarie. Ha fatto parte di due comitati etici di aziende ospedaliere universitarie. Prima mi raccontava di alcune esperienze anche nell'ambito della, diciamo, della protezione degli animali. Ricordo che il Friuli Venezia Giulia ha una rete di nuclei etici per la pratica clinica che di fatto ricalcano i comitati etici per la pratica clinica presenti nella nostra regione Veneto, e da 3 anni è anche delegato del rettore dell'Università di Trieste per l'orientamento in entrata, in uscita e il job placement, queste cose molto moderne ma che comunque sono anche assolutamente importanti. Quindi lascio a lui la parola per portarci, diciamo, in alcuni racconti, in alcune storie di collaborazioni attuali. Abbiamo fatto un lungo viaggio nella storia, ma che, come abbiamo visto, non è certamente una storia priva di insegnamenti per il presente, tutt'altro, e adesso vediamo alcune di queste storie, di questi incontri con il presente. Bene, grazie Leopoldo, buonasera a tutti. Ci sta a questo punto un docente Foresto? Vengo al di là, vado oltre San Giorgio, arrivo ai confini dell'impero, sono quasi istriano, sono quasi austro-ungarico. Oltretutto. Tra l'altro mi piace ricordare che qui, scusate che mi sono preso il tappeto, qui a Padova ha studiato tanti anni fa mio zio, quindi abbiamo anche questo legame, mio zio che è rimasto qui come anestesista, ecco. E c'è qui la mia cugina, tra l'altro, da qualche parte, che ci... No, beh, comunque è qui presente, ecco. Allora, questi ringraziamenti, volevo fare alcune precisazioni. Il titolo di questo mio intervento, vediamo se riesco a far funzionare così. Non si vede. Aspettiamo. Forse devo andare con questo, con la freccia. Quella a destra, ecco. Beh, facciamo così, è più semplice. Ecco qua. La traduzione didattica del lavoro di ricerca. Allora, come diceva Leopoldo, io vi racconto alcuni episodi, no? Capite che è un po' imbarazzante in questo momento parlare, perché dopo aver sentito delle cose molto interessanti, affascinanti sulla storia dell'università di medicina, arriva un arido matematico, ecco, no? Ho messo apposta a Leopoldo questa cosa, che io mi sono laureato studiando la stabilità numerica di equazioni differenziali con ritardo, che però sono dei modelli matematici molto interessanti perché simulano ad esempio la diffusione di epidemie, di malattie infettive, cose che in questo momento vanno alla grande, ecco, no? È successo che a un certo punto, per motivi casuali, mi sono trovato appunto a insegnare a biotecnologie mediche, poi a medicina, poi a ostetricia, a fisioterapia, e lì l'idea è stata quella di dire: abbiamo davanti o davanti degli studenti diversi, non è il matematico, non è il fisico, non è l'ingegnere, quindi l'importante non è andare a vedere dentro lo strumento, ma sapere utilizzare lo strumento. Quindi pensate alla raccolta dei dati, la gestione dei dati, l'elaborazione dei dati. Vi racconto un episodio proprio iniziale. Voi sapete che tanti anni fa, credo una 15 anni fa, si studiava molto la celiachia, si cercava di capire questo grande problema della celiachia. E per vedere se un bambino in particolare era un celiaco bisognava fare delle analisi degli agospirati, bisognava fare una serie di prove molto invasive, ecco. Allora l'ospedale Burlo Garofalo, che forse conoscete, questo istituto di ricerca che c'è a Trieste, si era studiato un sistema diverso per cui con una goccia di sangue si riusciva a vedere, guardando, valutando alcuni anticorpi, se il bambino poteva essere celiaco oppure no. E c'è stata una fase di sperimentazione che ha coinvolto tutti i bambini della provincia di Trieste, quindi una piccola provincia, comunque un 3.000 casi, e a un certo punto io cominciavo a collaborare con l'ambito medico, mi chiama il pediatra che si occupava di questa sperimentazione e mi dice: senti Lucio, ho un piccolo problema. Voi sapete che quando si fa un test diagnostico a un certo punto si semplificano le cose dicendo uno è positivo, uno è negativo, ma questo lo si fa in base a un cutoff, a un valore soglia, che può essere messo più in alto, più in basso, e in base a quello poi si calcolano sensibilità, specificità, quella che chiamiamo accuratezza. Pensate quanto si è parlato di queste cose adesso col molecolare, col salivare, col sierologico, per capire come mai uno funziona meglio dell'altro, eccetera. Allora la domanda buffa era questa. Lui mi dice: io da pediatra il cutoff lo metterei qua, tu da matematico dove lo metteresti? Ecco, io che ero abituato a lavorare con equazioni differenziali e quindi a volare alto in maniera molto teorica,
no? Pensate ai film dei matematici, a John Nash, a Beautiful Mind, pensate a queste cose, mi sono trovato davanti a un problema a cui dovevo rispondere, ecco, no? Allora Tarcisio mi parlava di anticorpi di cui io non sapevo praticamente niente, e io per farmi forte gli parlavo di distribuzioni gaussiane, gli parlavo di altre cose di questo tipo, no? Allora capite che la fatica lì è stata quella di mantenersi nelle nostre discipline, cioè lui continuare a fare quello che faceva e io quello che facevo, ma cercare un terreno di lavoro comune, dove non far finta di essere un cattivo pediatra o un cattivo matematico, ma mettere insieme le competenze e lavorare insieme. Ecco, la risposta matematicamente tra l'altro è semplicissima, è questa cosa qua, la curva Rock, che fa un po' paura dal punto di vista medico, ma che è una cosa molto simpatica anche perché visivamente abbastanza semplice, che mi dice semplicemente che in base a delle osservazioni che faccio, questo è un esempio che faccio sempre a lezione di radiologia, è un esempio di radiologia in cui loro non dicono positivo o negativo, ma dicono R2, 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 R3, R5, così come fanno un po' i patologi. Adesso non vi spiego la curva Rock, ma uno in base a quello che è il test ideale con sensibilità e specificità del 100% ha delle informazioni per capire un buon cutoff in base alle scelte che deve fare, ecco, no? Tra l'altro la cosa buffa è che questa curva Rock è nata dopo il disastro di Pearl Harbor. Capite l'interazione tra discipline? Gli ingegneri si chiesero, americani si chiesero, come mai non abbiamo visto i giapponesi che arrivavano? Vi ricordate il film, no? Erano dei falsi negativi, no? Vi ricordate il film? Tanti piccoli aerei, il radar non li ha visti, era tarato male. Allora gli ingegneri si chiesero, come mai abbiamo tarato male? Dov'è la soglia? Come facciamo a capire una soglia buona? Una, attenzione, non là. Una soglia buona per poter risolvere, per avere meno falsi negativi. Allora, problema di ingegneria, molto utile, molto comodo in ambito medico, e a quel punto quello è stato il discorso che abbiamo applicato con Tarcisio per dire, guarda, io da matematico, in base ai dati, il cutoff lo metterei qui proprio come lo metteresti tu da pediatra, ecco. Capite questo primo esempio molto interessante? Che ricadute ha nella didattica questa cosa? Ma ha delle ricadute molto, molto normali, ovvie, perché chiaramente poi ai ragazzi noi insegniamo questo modo di lavorare insieme. Insegniamo come uno strumento così tecnico, così teorico, tra l'altro anche semplice da usare perché il software me lo fa in maniera molto semplice, mi dà un'immagine, vedete c'è uno schema a sinistra che potrebbe essere un po' più complicato, ma l'immagine, una volta che uno capisce di cosa si parla, in maniera abbastanza semplice riesce a capire che devo prendere come cutoff quello che si avvicina più a quello ideale, quindi uno di quei due in alto alla vostra destra. Quindi non si sta tanto a spiegare ai ragazzi questa cosa, ma questa cosa è frutto della matematica applicata a quello che è un problema medico. Primo esempio. Secondo esempio, un giorno parlavo con stavo facendo un seminario agli specializzandi, e un medico a un certo punto, a sentirmi parlare di incertezza, probabilità, calcolo di probabilità, a un certo punto si alza e mi dice, senti Lucio, noi abbiamo tanti problemi, abbiamo incertezza di ogni tipo, quando veniamo da un matematico abbiamo bisogno di certezze. Si dice, no? È matematico, vero? L'avete detto anche voi prima. Se è filosofico invece per dire che è una cosa. Filosofico, no, non se ne parla neanche. Allora capite che qui la matematica che abbiamo imparato a scuola, e abbiamo fatto 13 anni tutti di matematica a scuola, quindi tantissimo, ci insegna delle cose che poi nell'ambito pratico, soprattutto nella statistica medica, diventano diverse, nel senso che la matematica del certo va applicata anche a situazioni di incertezza che sono quelle in cui viviamo. Io ai ragazzi dico sempre che a scuola impariamo ad allenarci contro un muro, pensate quando si gioca a calcio, a pallavolo, facciamo degli esercizi apparentemente inutili ma poi ci servono per essere vincenti in campo c'è l'incertezza. Ecco allora che quando il mio amico Carlo mi dice veniamo da te, vogliamo certezze, la mia risposta è non è possibile che la statistica dia certezze, è un ossimoro come volete. La statistica deve dare dei risultati ma deve dire anche l'incertezza. Pensate che c'è l'incertezza nella scelta del campione, nella raccolta del dato, eccetera, eccetera. Ecco, questi primi due esempi mi hanno fatto pensare che il titolo di oggi, che è la traduzione didattica del lavoro di ricerca, avrebbe potuto essere anche questo, che quello spunto del libro che abbiamo recentemente scritto con Giantin, qua proprio di Padova, Statistica, Matematica, Medicina, Principio di Reciprocità per una Scienza più Efficace. Cioè quanto lavorare insieme nel rispetto delle discipline, nel cercare di lavorare in un terreno comune, possa essere d'aiuto per una scienza più efficace.
Però il titolo di oggi avrebbe potuto anche essere: che ci sta a fare un matematico in medicina? Questa cosa me la sento dire continuamente, ecco, no? Quindi che senso ha parlare di matematica medicina quando penso che si capisca invece che, pensate a quello che è successo nel periodo Covid, con le stime, con le previsioni, con la raccolta dei dati, l'analisi dei dati, come vedremo anche dopo, quanto l'osservazione su un dato mi fa fotografare una situazione e di conseguenza mi fa prendere una decisione. Quindi quanto è importante lavorare bene, metodologicamente e poi nella raccolta e nella gestione del dato. Ma il titolo poteva essere anche, non mi ricordo più cosa ho scritto, statistica, strumento utile per ragionare insieme. Io questo tengo molto perché anche ieri siamo stati 2 ore con una specializzanda di medicina interna, aveva una casistica molto interessante di 700 pazienti e abbiamo ragionato insieme per 2 ore per capire se questi dati ci stavano dicendo qualcosa oppure no. Lei con le sue competenze e io con le mie competenze. Non vi racconto a che punto siamo arrivati alla fine. E un'altra cosa molto interessante che mi piace sempre, soprattutto quando parliamo con insegnanti di scuola, cosa sappiamo già di statistica? Sappiamo tantissimo di statistica, noi viviamo di statistiche, sentiamo parlare di statistiche, di percentuali, di stime, però al tempo stesso quanto la usiamo in maniera corretta o non corretta. Si dice, no? Bugie piccole, bugie grandi e statistiche. Ecco, allora, è chiaro che una statistica non corretta dal punto di vista medico è un disastro perché mi porta a delle conclusioni sbagliate. Ma venendo qua a Padova mi piace ricordare quanto avevo trovato poco tempo fa, penso che si veda, in un sito dei colleghi qui di statistica medica. Sapete che qui a Padova c'è una bellissima scuola di statistica medica, tra l'altro guidata da un triestino, Dario Gregori. E qua dice una frase molto importante, Leopoldo, guarda la prima frase che dice questo sito. La statistica riguarda una delle grandi sfide che addirittura la filosofia pone alla scienza, come tradurre l'informazione in conoscenza. Se la dico con un po' di paura perché non so se sei d'accordo, ma capite che dietro alla semplice e arida elaborazione dei dati c'è un problema ben grosso, ecco. Informazione in comunicazione, sì, in comunicazione e conoscenza. Sì, sì, io qua sono fedele a quello che era scritto nel sito. Allora ecco che non è solo il calcolo, ma è tutto un problema ben più articolato e ben più complesso. La statistica, come dicevamo prima, suggerisce come valutare ciò che osserviamo e di conseguenza come prendere decisioni. Pensate regione gialla, regione rossa, ma pensate anche a un chirurgo che interviene decidendo un certo intervento, un altro intervento. Lo fa in base a delle informazioni, a delle casistiche e non solo, anche all'esperienza. Però quanto l'informazione, quanto il dato mi fa poi capire per quel che posso e nell'incertezza prendere comunque delle decisioni. La statistica tratta una componente essenziale del mondo reale, la casualità, l'incertezza. Ecco quanto dicevamo prima, non si può non tener conto dell'incertezza. La statistica, dice un autore molto famoso, non dà risposta sì no, ma dà delle probabilità. E in questo modo noi dobbiamo saper leggere le statistiche, dobbiamo saper elaborare i dati. E ancora dice, la capacità di far fronte all'incertezza è la principale caratteristica della statistica. Questa è la grande sfida, secondo me, anche della ricerca medica che facciamo ogni giorno anche coi colleghi. Cioè, davanti all'incertezza, comunque, prendere una strada, prendere una decisione, andare avanti. Qualche volta con i colleghi ingegneri si discute un po' se la ricerca medica è una ricerca fasulla, ecco, perché dicono i medici scrivono, ma poi... Allora la mia risposta è quella, avendo un po' capito come funziona questa cosa in medicina, è chiaro che un ingegnere davanti a troppa incertezza deve fermarsi. Il medico davanti all'incertezza deve comunque prendere una decisione. Capite che grande sfida, ecco. Chiaro che io non costruisco una casa, un ponte se sono troppo incerto. Ma davanti a un paziente non posso dire aspettiamo un anno, vediamo come va, se ci sarai tra un anno e poi nel frattempo capiremo. No? Però con la medicina difensiva forse e si questo potrebbe è un altro dire discorso, che si va anche... più verso l'ingegnere che aspetta, ma questo è un tema è un tema bioetico interessante. E poi c'è una grande sfida. Si parla di data science, si parla di intelligenza artificiale, si parla di elaborazione di dati. Pensate quanti dati raccoglie ogni giorno il nostro cellulare. Allora i dati sono sempre più pervasivi nella nostra società e di conseguenza la capacità di trattarli e capirli, di dar loro un significato, diventa sempre più rilevante. Io ai ragazzi dico sempre questa è la vostra sfida, è la sfida della vostra generazione.
Pensate, tanti anni fa, quando lavoravo con certi reparti, mi arrivavano i dati di pazienti su carta. E anzi, i primari erano gelosi, mi raccomando, restituiscimeli, no? Adesso il grande salto di qualità è stato quello di arrivare ai fogli Excel, che non sono database, sono dei fogli di calcolo, però c'è già un grande salto, poi ci sarà un salto successivo. Allora è chiaro che lavorare su casistiche basse ha il suo limite, ma anche il suo fascino, perché io i dati li posseggo, li guardo, capisco, vedo l'outlier, capisco questa storia di questo paziente, ma cominciamo ad avere dataset molto grandi o database articolati, studi longitudinali, a quel punto non riesco più a capire niente, e anzi, se faccio delle elaborazioni statistiche, tutto rischia di diventare significativo, cosa che poi magari non è vera, non ha senso, ecco. Va bene? Ecco, questo solo come piccola premessa. Mi piace comunque questa pagina perché apre la mente su qualcosa che sembra particolarmente invece arido, come può essere la statistica. Due parole sui falsi miti della statistica. Ecco, a me piace presentare la statistica agli studenti raccontando la criticità di certi elementi. Il primo l'abbiamo già detto, la statistica dà certezze. Io medico sono in difficoltà, tu matematico dammi certezze. Ecco allora che la matematica, che è uno strumento corretto, completo, pensate cosa vuol dire un teorema, pensate cosa vuol dire fare un calcolo, fare una stima, fare una media, ma devo usarlo tenendo conto dell'incertezza, e quindi il mio risultato deve dire anche l'incertezza di questo calcolo che sto facendo. Secondo falso mito. Qua richiamo una frase di Daniel Pennac, non so se conoscete, diario di scuola. Lui inizia il suo libro dicendo: statisticamente va sempre tutto bene, nella vita tutto si complica. Pensate ai polli di Trilussa che una volta ci insegnavano a scuola, no? Non so se vi ricordate, dopo li rivediamo, ecco. Allora, in media si potrebbe dire va sempre tutto bene. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che forse non basta la media per fare statistica, ecco. Bisogna usare degli strumenti corretti. Un altro falso mito, e questo è stato un po' drammatico in fase di pandemia, fare stime puntuali. Fare una stima vuol dire qualcosa che non so. Allora è comodo a livello giornalistico, senza incolpare i giornalisti, ma è chiaro che nel titolo la stima puntuale ci può stare, ma poi l'esperto deve andare a vedere dentro la stima. Se faccio una stima vuol dire che questa cosa non la so, ma se non la so vuol dire che devo dire l'incertezza di quello che sto facendo. Pensate il grande problema che si ha con le stime preelettorali, no? Partito A al 23%, partita B al 21%, quindi due punti sopra, come se fossimo in una classifica di un torneo sportivo. È chiaro che il fatto di lavorare su stime, di lavorare su campioni, mi fa dire circa 23, circa 25, quanto circa? Se l'incertezza è grande, i due intervalli potrebbero addirittura intersecarsi. Non so se vi ricordate la storia di Prodi, Berlusconi, adesso non voglio richiamare, ma siccome sono passati tanti anni, che le stime puntuali dicevano che Prodi avrebbe vinto, cosa che è successa. Però in Senato vinse per pochissimi seggi e poi andò a finire come andò a finire, no? A quel punto agli statistici si disse: avete sbagliato. In realtà gli statistici che si occuparono di quell'analisi preelettorale dissero: no, no, se andate a vedere la stima intervallare che noi abbiamo dato, i due intervalli si sfioravano e quindi noi abbiamo dato quella comunicazione, voi avete comunicato invece solo le stime puntuali. Quindi attenzione, adesso si parla di forchetta, di forbice, no? È chiaro che grande incertezza, grande stima intervallare. Mi piacerebbe avere delle stime intervallari molto precise per poter decidere, ma spesso non è così. Io, ragazzi, faccio sempre questo esempio che colpisce, ma perché è molto semplice. Una cosa è dire ci vediamo questa sera alle 7, una cosa è dire ci vediamo circa alle 7, ma cosa vuol dire circa? Pensate a una giornata come oggi. Ti aspetto in quel certo posto verso le 7 circa, che potrebbe essere anche tra le 7 e le 8. Allora capite che la decisione di conseguenza, se io so che alle 7 decido in un modo, ma se so tra le 7 e le 8 decido in un modo completamente diverso, allora chiamami quando stai arrivando. Ecco. Pensate che risvolto ha questo in ambito sanitario, pensando a una terapia, a un trattamento, all'organizzazione di sale operatorie. Quindi quanto è importante che la matematica e la statistica mi diano in maniera corretta, per quel che possono, la misura dell'incertezza. E qui il problema è serio, perché dico sempre ai ragazzi: misurare l'incertezza non si può. Il calcolo delle probabilità serve per cercare di misurare l'incertezza, ma capite che l'incertezza non si può misurare, quindi bisogna stare molto attenti a cosa vuol dire misurare l'incertezza.
Ma qui apriamo il capitolo della probabilità, del calcolo della probabilità, però capite l'utilità della matematica che non dice solo la teoria. La definizione frequentista di probabilità dice una cosa molto simpatica: pur di avere un numero infinito di prove, la definizione frequentista dice che frequenza osservata in un numero infinito di casi. In matematica la risolviamo facendo il passaggio al limite. Ricordate a scuola il passaggio al limite, no? Cosa vuol dire nella pratica? Vuol dire prendere un numero sufficientemente grande di prove. Bellissimo, perché sufficientemente grande non vuol dire niente. In qualche casistica può voler dire 10, in qualche casistica può voler dire 7000. Ecco, capite l'importanza del lavorare insieme per capire come tradurre in pratica questa cosa e come andare, ad esempio, a stimare in maniera opportuna la numerosità di un campione. Ecco, sono tutte cose che racconto, ma sono esperienze comuni. Ecco, ieri ne parlavamo in comitato etico animale. Questo pomeriggio ne parlavamo con uno studente che mi ha chiamato via Teams perché sta uno specializzando che sta scrivendo, finendo di scrivere la sua tesi di medicina interna. Ecco. Altro falso mito che mi piace sempre, e questo è veramente drammatico, ecco, secondo me. Non so se si capisce quello che ho scritto. Allora, si confonde spesso la casistica col campione. Questo è un problema di tipo metodologico. Poi il dato che viene fuori viene elaborato dalla statistica, ma rischiamo di partire da cose sbagliate. Garbage in, garbage out, no? Si dice in statistica. Spazzatura dentro, spazzatura fuori. Come metti dentro il dato? Si capisce cos'è una casistica, no? È una casistica, una casistica che ho raccolto. Ieri la specializzanda mi dice: ho 700 casi dell'ospedale di Gorizia di medicina interna. E mi dice: qualcosa di buono verrà fuori, no? 700, non sono mica 70. E veniva ben poco, a dire la verità, no? Avere un campione vuol dire fare a monte un disegno, vuol dire campione, vuol dire avere un qualcosa che rappresenta in maniera significativa una popolazione, ma a monte devo aver deciso chi è la popolazione. Criteri di inclusione e esclusione, si dice di solito. Ecco che il campione sarà sufficientemente rappresentativo se a monte ho scelto la popolazione. Non sempre negli studi posso farlo, la casistica è quello che è. Allora ecco che la casistica io la posso fotografare e descrivere, ma se io voglio passare dal campione alla popolazione, devo aver avuto la possibilità di scegliere in qualche maniera un campione. Facevo questo esempio, non so se si capisce, che quando io costruisco una casa, a monte faccio un progetto. In base al progetto decido i materiali, i tempi, i costi e poi se ok parto. Non chiamo l'ingegnere, l'architetto, il geometra a lavori iniziati, ma prima, ecco. Quindi in uno studio clinico si dovrebbe, se possibile, partire in questo modo. Se io parto dicendo costruisco la casa perché ho un po' di mattoni, un po' di servizi, un po' di strutture, un po' di serramenti, a quel punto chissà che casa costruisco, se la costruisco. Allora, questo non vuol dire condannare la casistica, ma vuol dire che la casistica va trattata come tale. Dopo si può sempre pensare di dire, però la casistica è molto valida, è molto interessante, per cui posso provare a dire qualcosa. Certo, ma con tanto buonsenso, ecco. Ad esempio, ieri sera, a un certo punto, ci siamo accorti che c'erano delle variabili di cui non si teneva conto in questa casistica, per cui i risultati non venivano anche per questo motivo. Quindi, anche in periodo di pandemia tante volte si è pensato da una casistica di estrapolare qualcosa di generale e questo non è stato confermato, non era vero. O peggio ancora di prendere alcuni casi estremi della casistica e da lì raccontare qualcosa. Allora questo va bene finché la racconto in maniera descrittiva, ma nel momento in cui dico quindi, io potrei dire oggi per chi voteremmo domani noi? E in base a quello dire in Italia si voterebbe così, e capite che stiamo sbagliando, ecco, no? Quindi il dato statistico, la statistica fa il suo servizio, ma a monte deve esserci una metodologia, ecco, e questa la si trova insieme, perché non è lo statistico che sa come deve essere disegnato lo studio, è lo statistico che parla insieme al medico, all'infermiere, al sanitario. E qui c'è un altro passaggio di cui già accennato. Quella che noi chiamiamo la statistica descrittiva è la statistica inferenziale. Allora, descrittiva si capisce, io descrivo, no? Gli studenti dell'Università di Padova erano tanti, erano tot. L'età media di un gruppo di persone, l'età media dei calciatori di questo mondiale è, descrivo un dato che ho. Inferenziale vuol dire che io inferisco, voglio passare dal campione alla popolazione.
Pensate all'analisi preelettorale, se il campione è sufficientemente valido, posso dire, proiettare con l'incertezza e con l'intervallo questa cosa, ecco. Allora si confondono spesso le due cose. Perché si confondono le due cose? Perché oggi come oggi, e qui sarebbe interessante, Leopoldo, fare la storia della statistica medica, perché ricordo che mio zio, che studiava la storia dei software usati e dei calcoli, mi ricordo che mio zio, che studiava psicologia a Padova, quando doveva fare delle cose statistiche di un certo tipo, andava qualche volta addirittura al Cineca a Bologna a farsi elaborare i dati. Oggi quello stesso problema noi risolviamo in aula con i ragazzi, senza andare in aula informatica, senza scaricare un software, ma con una demo sul cellulare. Parlo di cose semplici come un test del Key Quadro, un test di Student o cose così che forse avete sentito nominare. Quindi non andiamo neanche più in aula informatica. Questo vuol dire che un giovane medico in reparto ha bisogno di qualcosa, se ha i dati con un cellulare, con una demo, neanche un'app deve scaricare, capite? Allora, questo qual è il problema? Che avendo tanta facilità di software user friendly, ho dei dati, butto dentro, qualcosa viene fuori, ecco. Ma questo che viene fuori è importante, interessante, elaborato bene, è spazzatura. Almeno una volta i calcoli bisognava farli carta e penna e quindi bisognava stare più attenti. Adesso su questo dovremo lavorare sfruttando la positività che c'è in questo discorso. E poi credo che sia l'ultima. Attenzione, dico sempre ai ragazzi, e questo l'ho imparato a mie spese, che la significatività statistica non coincide con la significatività clinica. Vi faccio un esempio. L'altro giorno a fisioterapia abbiamo fatto dei conti per cui veniva che era per una coorte di pazienti dal prima al dopo era successo qualcosa di statisticamente significativo. Attenzione poi per quello che può voler dire. Cioè la statistica mi diceva è successo qualcosa di importante. Calato nella pratica, il ragazzo, il fisioterapista, mi dice sì, ma in realtà il paziente non è guarito. Cioè non è tornato come prima. C'è stata una variazione, ma dal punto di vista clinico, riabilitativo, no. Pensate, faccio una dieta prima o dopo, benissimo, statisticamente significativo. Cioè in che senso? In media i pazienti hanno perso 100 grammi. E sarà anche statisticamente significativo, ma la mia domanda, il mio obiettivo era la riabilitazione, la clinica. Quindi ricordiamoci che la domanda è sempre clinica, quindi la statistica è uno strumento che può aiutare. Se pensate negli articoli non ci si ferma, l'articolo non finisce con i risultati, ma c'è sempre il discussion. Caliamo quello che abbiamo visto per capire cosa abbiamo veramente fatto, ecco. E allora termino con gioia, visto che non è tanto conosciuto, con questa famosa poesia di Trilussa, che non ne sapeva niente di statistica, ma si diceva quando ero piccolo, no? A livello giornalistico, come i polli di Trilussa. E il buon Trilussa, personaggio particolarmente simpatico di Trastevere, dice, sai che della statistica è una cosa? Per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere, che sposa. Statistica descrittiva. Gesù è nato dove è nato? Per un censimento. Pensate. Ai tempi dei romani, gli egiziani, i romani, gli americani censivano per capire e di sequenza per decidere cosa fare. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Capite? Parla di media. Mi spiego. Dai conti che si fanno secondo le statistiche da adesso risulta che ti tocca un polo all'anno. Si dice, no? Gli italiani mangiano 3 kg di gelato all'anno, in media. In media. Dice, te tocca un polo all'anno e se non entra nelle spese tue, te entra nella statistica lo stesso perché c'è uno che ne mangia due. Allora capite qua qual è il problema? La statistica è giusta, la matematica è giusta, l'algebra è giusta, l'algebra che ci hanno insegnato a scuola è giusta, ma manca qualcosa perché manca il concetto di dispersione del dato. In un'azienda lo stipendio medio è 2.000 euro perché gli operai guadagnano 800 e il grande capo ne prende 10.000, in media va tutto bene. Ma pensate cosa vuol dire tempo medio d'attesa, pensate quante volte facciamo solo la media e non parliamo di dispersione, quindi di quella che noi chiamiamo deviazione standard, oppure non utilizziamo uno strumento semplicissimo che è la mediana o i quartili, che dicono qualcosa di più, soprattutto quando il dato non è simmetrico. Sto esagerando, ma per dire che gli strumenti statistici ci sono, vanno usati in maniera opportuna a seconda della situazione. Ecco, io chiudo qui anche perché ho il treno tra non tantissimo, quindi... Grazie.
anche perché l'esperienza di Trenitalia in un giorno di sciopero è un'esperienza di incertezza notevole, quindi a proposito di queste tematiche. Bene, passo la parola a Silvia Cocchio, poi se ci sono domande le riprendiamo insieme, che appunto è ricercatrice universitaria, lavora in ambito epidemiologico nella valutazione e analisi di flussi informativi e fa parte del gruppo di lavoro del professor Baldo, impegnata in attività didattiche in diversi corsi di laurea, scuole di specializzazione e anche membro del comitato etico per la pratica clinica dell'azienda ospedaliera universitaria. È molto importante quello che il passaggio di Lucio Torelli, che tra l'altro appunto citava questo testo, cura e reciprocità, molti saperi per un contributo dialogico sulla reciprocità come nuovo paradigma di cura, testo a cui hanno partecipato anche diversi membri della Fondazione Lanza come Antonio Darè e Francesca Marin, ma che appunto ci mostra come non basti semplicemente la lettura, una certa lettura dei dati, ma come sentivamo prima, historia, actio, utilitas, serve anche una traduzione. Forse la pandemia di cui ci parlerà Silvia non è stato proprio un momento di traduzione straordinaria, però forse anche da quello che abbiamo vissuto possiamo trarre delle importanti conclusioni, non solo dal punto di vista del rapporto tra saperi e società, ma anche per quanto riguarda la didattica, e di questo ci parlerà con un sondaggio finale. Grazie Silvia, a te la parola. Sì, grazie Leopoldo, grazie per l'invito, anche per la fiducia, grazie a voi che siete ancora qui. E sarà una bella sfida, insomma, essere all'altezza dei relatori che mi hanno preceduta, perché chapeau, sono stati davvero bravi. Quindi il compito che mi è stato appunto chiesto in questa chiacchierata è dire quanto un po' cercare di dare qualche spunto su come la pandemia abbia impattato in termini di didattica, di clinica e di ricerca. E sappiamo che questi sono momenti tra loro imprescindibili, come è sottolineato anche dalla legge. In particolar modo i docenti poi di materie cliniche esercitano anche funzioni assistenziali che sono assolutamente inscindibili da quello che è l'insegnamento e la ricerca. E in ultima analisi vi riporterò appunto i risultati di questo questionario che abbiamo sottoposto degli studenti, e lo vedremo più tardi, insomma. Quindi io inizio col dire come la pandemia ha inciso sulla didattica. Ormai sono quasi 3 anni quando tutto ebbe inizio e l'OMS dichiara questo stato di emergenza sanitaria a livello globale appunto per la pandemia da Covid. E già nelle prime misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria si parla di smart working e si parla anche di didattica a distanza laddove necessario. Qui siamo a febbraio del 2020. Ricordo che il primo caso in Italia è stato del giovane di Lodigino, ma il primo morto in realtà è stato il signor Trevisan in un comune, quello di Vo dei Colli Eugani, vicino a casa mia tra le altre cose, e quindi l'università di Padova subito dopo cosa ha detto? Stop, abbandoniamo tutta la didattica e andiamo solo esclusivamente per via telematica. Panico, perché tu sei abituato in presenza e da un giorno all'altro devi iniziare a fare didattica a distanza. Però per i foresti che fanno chilometri subito c'è stata la ola. Ah, volevo dire, lui è il foresto, io sono la quota rosa, però entra tutta, no? Il cerchio, ok. Quindi panico, però è anche vero che questo ha spinto, no? C'è stata un'accelerazione nel quello di dover garantire parità, una pari qualità sia a chi dovesse seguire le lezioni in presenza e sia a chi le seguiva poi a distanza. Infatti pochi giorni dopo questa sospensione dell'attività in presenza viene estesa a livello dell'intero territorio nazionale per tutte le scuole, per ogni ordine e grado di scuola appunto. È così che si conclude l'anno accademico 2020.
2019-2020 e si inizia poi il nuovo anno, il 20 e 21, nel quale noi conoscevamo bene, come diceva prima Lucio, le aree, avevamo imparato a conoscere l'area gialla, l'area arancione, questo semaforo, no? In base quindi al rischio legato alla pandemia. E allora nelle aree gialle e arancioni era favorita l'attività in presenza per il primo anno e quelli per i corsi di laboratori, mentre per l'area rossa era esclusivamente una didattica a distanza, ad eccezione però per i corsi dei medici in formazione specialistica e tirocini, comunque anche delle altre professioni sanitarie, infermieristica ad esempio. Veniva comunque lasciata una certa libertà di scelta alle varie università che si potevano muoversi sulla base di quello che era l'emergenza locale, il quadro pandemico. Pian piano si ritorna verso, insomma, la normalità, quindi c'è questo modello misto di duale, quindi di didattica un po' a presenza, un po' a distanza. E ad agosto del 21, quindi per l'anno accademico 21 e 22, si dà la priorità ad una didattica in presenza, e quest'anno per l'anno questo, quindi 22 e 23, esclusivamente in presenza. Però c'è da dire che noi abbiamo comunque tratto un'esperienza da questa cosa, nel senso, non è stato tutto superato. Io sto facendo lezioni in questo momento con degli studenti di Padova che mi seguono in aula, e a distanza ci sono gli studenti che mi seguono da Feltre, quindi qualcosa ci siamo portati dietro, insomma abbiamo imparato qualcosa. Quindi anche c'è stata proprio un'accelerazione in tutta quella che è stata l'implementazione, tutto quanto. E per quanto riguarda invece l'impatto sulla clinica, anche qua quello che io voglio dare sono solo degli spunti di riflessione, il tempo è poco, no? Però la pandemia cosa ha messo in risalto? Tutta la fragilità di quello che è un sistema sanitario. Abbiamo scoperto che il sistema sanitario è fatto di persone, no? Quindi per anni dove c'era da tagliare, dove abbiamo tagliato, sempre in sanità, e quindi la pandemia ha dato anche qui questa spinta: serve personale, servono competenze, serve innovazione, rinnovazione, serve personale. E quindi anche qui con i vari decreti prevedono l'assunzione già di medici specializzandi, e come diceva Fabio, durante la prima guerra mondiale accorpavi 3 anni in 4-5 mesi, così anche in questa emergenza potevano essere reclutati, quindi con dei contratti di lavoro autonomo, gli specializzandi iscritti all'ultimo se non al penultimo anno di specialità. È un po', no? La storia che si ripete. Giusto? Così come venivano chiamati anche personale sanitario, quindi medici piuttosto che infermieri, anche in quiescenza, quindi per un lavoro di 6 mesi, incarichi di 6 mesi che comunque si potevano poi prorogare nel caso dell'emergenza continuasse. In particolar modo, passatemi il termine, anche un'altra vera rivoluzione è stata quella che è stata tolta, cioè è stata data la laurea magistrale in medicina, viene riconosciuta come laurea abilitante. Non serve più l'esame di Stato, e questa è una vera rivoluzione, assieme anche a odontoiatria, veterinaria, farmacia. Questo non vale però per le professioni, per le scienze infermieristiche. Gli infermieri continuano a dover fare l'esame di Stato. Questo per quanto, quindi, se vogliamo, l'aspetto positivo, ok? Però ci sono, conosciamo bene tutti quelli che sono i lati negativi della pandemia, come è impattata nella clinica. Quindi c'è stata una riduzione di tutte quelle ospedalizzazioni che non fossero legate al Covid. Tutti i reparti diventavano Covid, ok? Quindi si riducono le ospedalizzazioni non per Covid, così come si riducono tutti gli interventi di screening e gli interventi programmati. Questo quale impatto può avere? L'impatto è che l'obiettivo dello screening è quello di intercettare le neoplasie in uno stadio precoce e permettere quindi al trattamento di cambiare l'outcome, quella che sarebbe l'evoluzione naturale della malattia. Ma se io non riesco a intercettarti in uno stadio precoce, chiaramente posso fare ben poco. Quindi questi sono i dati dei vari rapporti. Vi faccio vedere
scusate il puntatore, questo, ok, lo faccio da qua, non so se vedete, quindi qui non si vede? Il puntatore lo vedete? Ok, ma no, se io mi alzo, provo a fare così, faccio così, così, faccio così, scusate. Bisogna battere questo pannello, abbiamo deciso. Ma io mi adeguo, ok, allora se io, quindi non voi... Non il mouse, basta che muovo il mouse e lo vedono. Niente, non vogliono. È così, guarda. Ecco, ce l'hai adesso, adesso ce l'hai, te l'ha messo, guarda. Ok, perfetto, quindi, allora, voi, se voi vedete, nel triennio, scusatemi, nell'anno 2020 c'è una riduzione più del 20% per quanto riguarda le ospedalizzazioni rispetto al triennio 17-20, quindi un tasso di ospedalizzazione che va dai 130 per 1000 abitanti nel triennio 2017 a meno di 100 per 1000 abitanti nell'anno 2020. Se noi andiamo a vedere la distribuzione per la distribuzione geografica, vediamo che questa riduzione è maggiore nel nord-ovest e nel sud, e poi è maggiore nell'ambito della prima ondata epidemica, quindi con riduzioni che a ridosso del 45-46%, e come è normale che sia, la riduzione è maggiore per gli interventi, quelli programmati di day hospital ovviamente. In quest'altro rapporto vediamo qua, confrontiamo il periodo, il marzo-giugno 2020 a destra, se voi vedete, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, e vediamo tutte le varie attività di screening. Tutto quello che sta a sinistra cosa vuol dire? Che viene fatto in meno rispetto all'anno 2019. A titolo proprio esemplificativo vediamo che c'è stata una meno 30% di tutti gli screening per la mammella ed un altro meno 22-23% di tutti gli interventi programmati per la mammella, con una variabilità chiaramente geografica. Ci sono state anche regioni più virtuose tipo Friuli Venezia Giulia, per esempio. Chiaramente l'attività, la riduzione per quanto riguarda gli interventi in urgenza è inferiore, ne ha risentito meno rispetto agli interventi programmati, che hanno subito anche una riduzione del 60%. Infatti se io vado a guardare gli interventi per parte cesarea non ci sono state variazioni, ovvio che se uno deve partorire, doveva partorire, come gli interventi per frattura del femore, che non sono procrastinabili, rappresentano una vera e propria urgenza. Questi sono i dati dell'Osservatorio Nazionale di Screening. Cos'è che mi preme notare? Che ci sono stati quasi 5 milioni di soggetti candidabili allo screening invitati e quasi 3 milioni di test in meno eseguiti. Ad esempio qua vediamo per il PAP test, quindi il tumore della cervice uterina, un meno 28% di donne contattate, e anche quelle che erano state contattate poi forse c'era una paura ad andare, no? In un momento di pandemia in cui era bene schivarli gli ospedali o le strutture sanitarie, o magari andavano privatamente, non lo so. Però questo ha portato a una riduzione dei casi incidenti, dei nuovi casi delle neoplasie in uno stadio precoce. Questi sono dei lavori americani in cui fanno vedere come ci sia stato rispetto. Questa è la colonna nera che rappresenta la pre-pandemia, no? Nelle settimane successive, nei mesi successivi, c'è una riduzione di tutti i nuovi e del numero medio settimanale delle nuove diagnosi per tumore. Questi vali per tutti i tumori, ma maggiormente chiaramente per quelli oggetto di screening, tipo il cancro al seno. Quindi si passa ad un numero di nuove diagnosi medio di 2200 a settimana a un numero dimezzato, a 1000 nuovi casi per settimana. Ma cosa vuol dire? Che le donne non si ammalano? No, vuol dire che non le intercetto, e vuol dire che farò poi fatica a, no, me le troverò in una fase più avanzata. Questo è un lavoro italiano
fatta nel nord Italia, e qua fa proprio vedere nella colonnina, questa qua in viola, vediamo come ci sia rispetto al periodo pre-pandemico, ci sia una riduzione del 10% dei tumori alla mammella, quelli in situ, quelli localizzati, quelli target per lo screening, quelli che se io ti tolgo o sopravvivi, e invece ci sia un aumento del 10-11% per i tumori con il linfonodo sentinella positivo, o ancora peggio nello stadio 3, e questo è un problema. Quest'altro lavoro, sempre italiano, fa vedere il risultato di la conseguenza dello stop di screening per il tumore invece del colon retto. Quindi idealmente, a titolo esemplificativo, nella popolazione il tumore del colon retto si distribuisce per stadi, no? E qui si vediamo la sopravvivenza ad uno stadio più precoce, quindi 1, 2 a 5 anni dell'85%, una buona sopravvivenza, ma mano a mano che lo stadio aumenta, al terzo quarto stadio, la sopravvivenza a 5 anni si dimezza, non arriva al 40%, e questo studio mostra proprio come un ritardo diagnostico mi faccia intercettare i tumori nelle fasi 3-4 e questo comporti un aumento della mortalità del 12%. Ricerca, veniamo al terzo punto, quello della ricerca. Anche qua sicuramente aspetti positivi e aspetti negativi. C'è stato questo boom, quella della ricerca, tutto quello che è collegato al Covid, alla terapia, alla prevenzione. C'è stato questo approccio di open science, prima, cioè il ricercatore tende un po' a tenere il proprio dato abbastanza segreto prima di divulgarlo, pubblicarlo, no? È geloso. Adesso, ancora una volta, come diceva prima, siamo tutti nella stessa barca, l'obiettivo è unico, quindi c'è questa condivisione di informazioni e questo ci ha anche aiutato. D'altro canto però c'è stato uno stop in quello che era la sperimentazione clinica non legata al Covid, chiaramente, e una riduzione anche dei pazienti arruolati nei vari studi. Sono proliferati tutti gli studi per quanto riguarda il vaccino, qua si vede 52 studi, è abbastanza recente, in fase 1, 46 in fase 2 e così via, così come sono stati sottoposti anche al vaglio degli enti regolatori tantissimi studi clinici, 144 studi per farmaci terapeutici. Qua vi voglio fare vedere questa cosa qua, queste sono le fasi di sviluppo di un vaccino, no? Cosa prevedono? Sono diversi step, c'è quello, lo stadio preclinico, che prevede che cosa? Selezionare la piattaforma con la quale tu dovrai poi fare il vaccino, selezionare il target, il bersaglio del vaccino stesso, dopo ci sono tutti gli studi in vitro, quindi su cultura, sui topini, e poi si parte alla fase, quella clinica vera e propria, si passa per fase 1, 2, 3, questo comporta via via un maggiore arruolamento di persone, e in queste fasi tu cosa vai a vedere? Sicuramente il profilo di sicurezza, la prima cosa che tu guardi è la sicurezza, e dopodiché guardi l'efficacia e la formulazione migliore, il timing dei vaccini, tutte queste cose qua. Una volta che il profilo di sicurezza è confutato e accertato, allora poi inizia quella che è la produzione, lo stoccaggio, la conservazione a lungo termine, la distribuzione, la conservazione a breve termine, e quindi la vaccinazione di massa. Ecco, voi sapete quanto dura tradizionalmente per un vaccino tutte queste tappe, in quanto si conclude il tutto? No, allora tutte queste tappe richiedono, ognuna di queste tappe richiedono almeno qualche anno, no? E il tutto richiede 12-15, se va bene, anni, questo sono il tempo per fare un vaccino tradizionalmente. Noi perché siamo riusciti, no, con il Covid ad avere un vaccino in quanto in nemmeno un anno? Perché sono state compattate, vedete queste, gli studi di fase 1, fase 2, fase 3 e anche la produzione, c'è questa sovrapposizione che non significa che siano state arruolate meno persone, ma sono state arruolate parallelamente, contestualmente.
ok? E anche l'altra cosa è che noi abbiamo utilizzato piattaforme che già si conoscevano, e anche vi ricordate in quanto una volta il virus della varicella, quanto ci si è messo per sequenziarlo? 10 anni. Il virus, il coronavirus, in quanto l'abbiamo sequenziato qui allo Spallanzani, dopo quanto? Dopo quando sono arrivati i turisti cinesi, in qualche giorno, no? Quindi questo ha permesso, cambia i tempi. E quindi parallelamente quindi alla ricerca, quindi a questa concentrazione verso agli studi per il vaccino, per le terapie, ci sono anche tutte queste pubblicazioni. Questo è uno studio che mette delle parole target tipo COVID, SARS-CoV testing, e cerca nei PubMed, nei dati science, e vede che c'è stato proprio un boom di pubblicazioni di tutto quello che era relativo alla pandemia, al COVID, a discapito chiaramente delle pubblicazioni non legate al COVID stesso. L'ho già accennato prima, questo approccio di open science che ha permesso, quindi, da una parte tutti lavorano nella stessa direzione con lo stesso obiettivo, e c'è questa condivisione dei dati, no? L'accesso anche agli studi in preprint, quindi l'accesso ai dati prima ancora che vengano pubblicati in maniera ufficiale, erano già aperti, disponibili, la condivisione anche di tutte delle sequenze, dello spike, delle proteine, perché l'intento era quello di arrivare all'obiettivo, no? E quindi questo permette di accelerare, abbreviare i tempi sicuramente, ma anche ha permesso di evitare duplicazioni, cioè se tu mi hai già trovato, mi hai già sequenziato il virus o hai trovato già quella proteina importante, è inutile che lo facciamo anche noi, dirigo piuttosto le energie e la forza in un'altra cosa che manca, ok? Quindi questo. E questo è proprio quello che ha permesso. D'altro canto, però, dicevo, lo stop, l'interruzione, una battuta d'arresto per quelle che sono le sperimentazioni non collegate al COVID. E questi sono gli studi che riguardano, ad esempio, farmaci neoplastici oncologici, no? E questo è il biennio in azzurro 2019 rispetto, ad esempio, agli altri anni, al biennio 2018-2019. Questo è il 19-20, scusate. E vedete come ci siano nel biennio 19-20 191 studi rispetto ai quasi 400 del biennio 2018-2019. La battuta d'arresto parte proprio da febbraio. In realtà poi ci sarà una ripresa. Questi sono due grandi centri di studi oncologici americani, e qui mostra il numero dei pazienti arruolati per centro. Quindi c'è in prima ondata una riduzione del quasi 50% dei pazienti arruolati per gli studi di farmaci oncologici. Ad onor del vero, però, ci sarà una ripresa e si ritorna poi a livelli anche di pre-pandemia successivamente nell'anno successivo, nel periodo maggio 2021. Questi invece sono, quelle erano le persone, e questi sono il numero di studi oncologici di nuova attivazione. Anche qui vediamo in prima ondata questa riduzione del 20%, però questa, quello che conforta comunque, gli studi poi ripartono, c'è una ripresa degli studi anche per farmaci non legati al COVID. Ecco, siamo arrivati al momento, quindi adesso posso anche svelarvi una cosa. Quando io ho ricevuto la chiamata da Leopoldo che mi ha detto Silvia vieni a fare questa relazione, io ho detto oddio, panico, e nel senso io faccio, cioè insomma cerco di leggere dati, interpretarlo, mi occupo di questo, quindi parlare è stata davvero una sfida, e anch'io ho cercato di tirare l'acqua a mio mulino, no? E lui parla di gaussiane e io anch'io, cioè con il clinico, no, nella gara, e io ho cercato di tirare l'acqua a mio mulino e ho detto ma Leopoldo c'è qualcosa, potrei portare magari dei dati, far vedere dei dati, possiamo fare un questionario agli studenti dell'Università di Padova, cos'è che ti interessa sapere in particolar modo? E allora lui ha ben accettato, credo, questa proposta e mi ha buttato giù proprio 10 domande, ma è nata in maniera molto
mesi questa cosa, quindi ha creato questo questionario che io poi ho trasformato in un modulo Google, e grazie anche ai coordinatori di scienze infermieristiche che gli abbiamo distribuite a tutte le sedi, le 8 sedi dell'Università di Padova, grazie al prof Baldo che citava, è andato in aula il 5° anno degli studenti di medicina, gliel'ha fatti compilare anche a loro, e quindi vediamo quali sono i risultati. Hanno risposto 450 studenti, comunque sia, quindi per lo più ragazze, l'83% sono ragazze, chiaramente l'87% sono studenti infermieristica, di scienze infermieristiche, perché era, insomma, sarà da approfondire. I maschi sono rari. I maschi sono rari. In via di estinzione. Esatto. Sempre più. Quindi questa è la distribuzione per sesso e per facoltà, quindi vediamo i 57 studenti di medicina e qua di scienze infermieristiche, questa è la distribuzione per anno, quindi voi vedete che dei 57, 37 sono quelli il 5° anno, ma perché era lì andato in aula, invece c'è gli infermieri studiano 3 anni e vedete che hanno risposto in maniera abbastanza omogenea, no? per ogni anno. Quindi l'età è di 24 anni in media, più giovani le femmine, e la cosa che non so se sia abbastanza comprensibile, ma quello che volevo far vedere, io negli ultimi anni avevo la percezione che in aula, non so voi, gli studenti siano un po' più grandi rispetto a qualche anno fa, mi trovo di fronte a persone che hanno anche 40-45 anni rispetto a 3-4 anni fa che erano tutti giovincelli. E allora, se io confronto l'età del primo anno, che è quella in blu, rispetto a tutti gli altri anni, se vado a vedere, no, nelle fasce di età più avanzate sono sempre di più quelli del primo anno, ok? Ed infatti l'età media degli iscritti al primo anno di infermieri è di 24 anni rispetto ai 23 anni dell'età media che sono quelli iscritti al terzo anno, così come se voi vedete gli studenti di medicina del secondo e terzo anno hanno 36-39 anni rispetto ai 25 dell'età media del sesto. C'è il bias, che sono pochissimi, per sì, carità, è sicuramente distorto. Quindi la domanda era questa, no? Rispetto ai corsi che hai svolto nelle lezioni, il rapporto ricerca e didattica, allora il 35% degli studenti ritiene che la didattica prevalga rispetto alla ricerca, ok? E in particolar modo sono gli studenti di medicina che ritengono che prevalga la didattica rispetto alla ricerca, invece ritengono che lo integri il 39%, soprattutto gli studenti di infermieristica. Allo stesso modo la clinica in riferimento ai corsi che stai svolgendo nelle lezioni, e anche qua un 20% complessivo ritiene che la didattica prevalga sempre rispetto alla clinica, e la cosa che stupisce è che sono per lo più i medici a dire che sia la didattica che prevalga sulla clinica, e questi medici sono tutti del 5° anno, no? E quindi dico, cioè, il primo triennio, che non è quello clinico, e ci sta, però nel triennio clinico dire che la didattica prevalga sulla clinica forse deve essere uno spunto di riflessione. L'interazione tra le discipline, come la valuti? Medicina e chirurgia, più della metà dice mica tanto, scarsa o proprio assente, invece gli infermieri dicono sì, abbastanza bene, il 54% degli infermieri dicono tuttavia abbastanza, c'è abbastanza interazione tra le discipline. E allora la domanda successiva è, ma quali elementi, cos'è che potrebbe favorire l'integrazione, no, tra la ricerca e la didattica? Dedicare una maggior parte del corso ad esempi, a casistiche, il 23%, scusate, e in particolar modo più della metà dice dedicare proprio dei moduli, creare dei corsi ad hoc, dei moduli ad hoc per l'applicazione clinica di quanto è stato appreso in aula. Quindi dei veri e propri moduli ad hoc. E allo stesso modo, cos'è che potrebbe favorire l'integrazione a questo punto tra le discipline?
Anche qui un 30% dice che è già, cioè, è già abbastanza integrata, però il 40% ancora una volta sostiene di dedicare, creare moduli ad hoc specifici per tutti quegli ambiti che sono un po' di confine tra una disciplina e l'altra. Il 25% favorire corsi con docenti di diverse discipline, questo potrebbe essere anche un'alternativa. Quest'altra domanda è: nella scelta del tirocinio piuttosto che della scuola di specialità, quanto pesano gli approfondimenti clinici che hai fatto, che farai? E qui non c'è differenza. Gli approfondimenti clinici per il 30% dei ragazzi è decisivo e comunque è abbastanza importante per più della metà, quindi per un buon 80% e passa, è fondamentale insomma l'approfondimento clinico. Invece l'approfondimento di ricerca, allo stesso modo, quanto pesa nella scelta del tirocinio o della scuola di specialità? I medici dicono niente, nessuna, scarsa importanza, più della metà del campione, non è importante l'approfondimento di ricerca, e invece è abbastanza importante per gli studenti di infermieristica. Questa è interessante, è carina. Le questioni poste dalla pandemia. Allora, i ragazzi dicono che comunque per più della metà si espone così, vanno integrate nel percorso formativo, quindi dei corsi, senza però sconvolgere l'assetto precedente, quindi va mantenuto l'assetto integrandolo, ed è quello che stiamo facendo noi, no? Ad esempio manteniamo la duale, quindi integriamo ad un percorso che già era in essere. Rappresentano una vera e propria rivoluzione e va proprio ripensato l'intero sistema di docenza per il 30% dei ragazzi, e non devono invece, ci sono alcuni che sono più resti, non devono assolutamente modificare l'assetto, quello tradizionale, questi sono i più tradizionalisti, per un 10% dei ragazzi. Le ultime due, la parola etica, deodontologia, se riferite ai docenti, a cosa ti fanno pensare? Ai corsi di etica, bioetica, deodontologia, questo è il 31%, un ragazzo ha fatto proprio il nome del professore che fa il corso, ma non sei tu, no? La cosa bella, alla disponibilità dei docenti, un 5% dei ragazzi, all'esempio morale dei docenti e alla passione nel trasmettere il sapere, no? Un 26% alla passione, cioè se pensano all'etica, alla deontologia, alla passione che un docente ha nel trasmettere il sapere, e questo è carino. E ho sbagliato. Ho portato io l'acqua al mulino. Certo, ha portato lui l'acqua al suo mulino. Le domande le ha fatte a Leopoldo. Io ho raccolto solo i dati. La presenza dei corsi di etica e di bioetica, un 3% dei ragazzi non li ha ancora fatti, però insomma quasi un 40% ritiene che andrebbero implementati, in particolar modo gli studenti di medicina. Quindi c'è questa necessità di implementarli. E anch'io ho concluso qui questa breve chiacchierata, questa corsa. Grazie Silvia per gli spunti notevoli e grazie per il lavoro sul sondaggio, perché secondo me è stato interessante, un inizio di ragionamento, e credo anche per quello che stanno facendo nel corso di laurea in medicina qualche spunto credo venga fuori proprio anche sulle casistiche, sull'integrazione tra docenze. Mi veniva in mente, sentendola, anche quello che stiamo facendo con gli operatori sanitari della ULS, della ULS appunto padovana, questi cicli care, cicli di formazione, dove abbiamo fatto due eventi ammalarsi di pandemia, uno dedicato ai pazienti pediatrici e uno dedicato ai pazienti oncologici, psichiatrici e geriatrici. E veramente è venuto fuori di tutto, cioè la pandemia la stiamo vedendo adesso appunto in quelle cose che ci trasciniamo dietro. Gli unici che stavano meglio erano gli psichiatrici, perché avendo una società esplosa con la pandemia, molti nell'isolamento hanno dato segni di miglioramento, quindi questo era un dato interessantissimo in controtendenza. Ecco, credo che gli spunti siano veramente tanti, abbiamo qualche minuto, siamo andati un po' oltre,
Tra poco salutiamo Lucio, che consegniamo all'incertezza di Trenitalia, ma non voglio spaventarlo, però sicuramente saprà cavarsela. E quindi ecco, se ci sono delle domande in chiusura, poi così tiro le fila e soprattutto rimando ai prossimi appuntamenti. Non so, non vorrei che adesso si arrabbiasse se ho detto questa cosa di Trenitalia, perché chi viaggia con Trenitalia sa che le stime sono, non sono mai... Sono intervallari grandi. Sono molto... ecco, sì. Bene, non vedo domande, forse la nostra stanchezza ormai, il giorno volge al declino, quindi andiamo verso le conclusioni. Io anzitutto ringrazio tutti i relatori, credo che gli spunti siano stati veramente tanti e quindi sarà interessante, credo, rivedere anche questi materiali e cercare di ragionarci, magari anche, come dire, trasformarli in un prodotto, come dire, che possa rimanere, e magari attraverso la rivista della Fondazione Lanza. Però ecco, al di là di questo, credo che sia stato una buona semina, perché era il primo degli incontri dedicati, diciamo, coordinati dal progetto Etica e Medicina. Perché una buona semina? Perché credo che la storia ci abbia condotto ad alcuni casi di relazioni nel presente, ma quest'ultimo passaggio ci mostra anche il presente proprio in cui siamo, con la sua forza, direi, anche propulsiva, un po' come venivano fuori tanti paralleli con la prima guerra mondiale, e no, non cercati, non voluti, ma insomma io vengo da Bassano del Grappa, quindi la prima guerra mondiale è sempre nelle nostre corde, e non solo di alpini, ma anche, diciamo così, anche geografiche, topografiche. E però appunto l'aspetto fondamentale è questo, cioè l'accelerazione che ci dà questa guerra in atto. Questa società è in guerra da certi punti di vista, forse sì, perché la pandemia ha rotto gli schemi, perché siamo da 20 anni in un mondo che non si ritrova più tra crisi geopolitiche, crisi epidemiologiche, crisi economiche. Aggiungiamo anche Notre Dame che ha bruciato, che secondo me è la cosa simbolica peggiore di questi primi 20 anni, simbolica ma anche molto molto reale. E quindi credo che da questo probabilmente la storia ci abbia dato degli assaggi rispetto al lavoro che possiamo fare, ma che necessariamente, ecco, se dovessi trarre un insegnamento forse banale da questo incontro, è un lavoro che deve essere comune. Ecco, abbiamo visto che c'era un lector, uno stensor e un sector. Beh, forse adesso la transdisciplinarietà deve essere un po' meno deduttiva, però ci deve essere. Ecco, questo credo che anche il libro a cui ha partecipato Lucio ce lo dica in modo chiarissimo: da soli non si va da nessuna parte, quindi credo che questo sia un inizio di ragionamento e anche di dialogo tra di noi. Io rimando ad alcuni eventi che avremo sempre in questo ciclo, uno anche esterno a questo ciclo. In questo ciclo noi avremo il 10 febbraio un evento curato da tutti i progetti, Cultura per la vita della città, dove ci come dire, confrontandoci anche con altre università, Bergamo, Brescia, Verona, e ovviamente anche alcune presenze patavine, ci confronteremo sulle implicazioni della ricerca e dei saperi nelle vite delle comunità, quello che oggi si chiama il public engagement, quindi diciamo questo rapporto vivo con le comunità. Il 10 febbraio, quindi sempre qui, mi veniva da dire pandemia permettendo, ma credo che, non lo so, ecco, vediamo un po' le curve come vanno, può darsi che sia anche a distanza. Il 26 gennaio avremo, non all'interno di questo ciclo, una presentazione del volume della Pontificia Accademia per la Vita, Etica Teologica della Vita, e quindi si terrà in collaborazione con la Facoltà Teologica che è al di là del giardino. E il 10 febbraio riprenderemo con il primo dei seminari di studio conseguente a questo dialogo del progetto Etica e Medicina, e sarà una tavola rotonda sui comitati etici. Quindi una tavola rotonda dove porteremo alcune esperienze di bioetica a scuola, alcune esperienze di formazione con gli operatori, e quindi non solo la didattica di chi si forma, ma anche la formazione continua, e sarà anche il momento per fare un po' il punto della situazione su questi comitati etici, che in Veneto hanno tanti anni e sono forse un po' esperti ma poco motivati negli ultimi anni. Friuli Venezia Giulia hanno pochi anni di vita, quindi sono meno esperti ma più motivati, perché i nuclei etici sono nati da pochi anni. Ecco, quindi rimando a questi eventi. Ringrazio tutti e buona serata, e soprattutto auguri per le festività.